due a ballare Lally Galli, e adesso siamo in tre a ballare Lally Galli. Radio Cigliano presenta Se prima eravamo in due. Chiacchiere e sfide serie, ma non troppo, con la musica che gira intorno. Con Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Buona festa della Liberazione a tutti, benvenuti in diretta su Radio Cigliano, 25 aprile 2020, e spero di averlo detto bene perché sapete che con le date mi impiccio. In diretta su Radio Cigliano, Se prima eravamo in due, la trasmissione con le sfide di gusti e di tendenze, ci sono io, ma ci sono anche loro, Tiziana Guida, Alessandro Bianconi, in diretta, ciao! Ciao! Come state? In realtà la mia festa della Liberazione è quando divorzio, però se la lo so, sono problemi questi, sappiamo che sono problemi anche irrisolvibili a volte, però che dobbiamo fare? A chi tocca non si ingrugna. Ma come state? Vi siete liberati di qualcosa oggi? Sono liberato stamattina verso le 10:30 dopo la colazione, cappuccino e la Marlboro, ovviamente mi sono liberato. Vabbè, quella è una liberazione intrinseca, se possiamo definirla in questa maniera, perché fondamentalmente è una liberazione che viene dall'interno. Tu sei liberata di qualcosa, Tiziana? Ma guarda, ho estirpato un quantitativo di erbacce che veramente era una giungla al mio giardino, e adesso invece ci potrei giocare a golf. Allora, devo dire una cosa, che è la telecamera d'urso, quella che uso di solito, che funziona bene, insomma, no? Con Tiziana adesso col collegamento Skype non serve più perché sembra un gremlin. Esce fuori un po' a... Adesso lo vede, sì. Non lo so perché. Non lo so. Quindi diciamo è come di persona. Sì, praticamente è come di persona. Signore e signori, ma oggi non siamo soli e non siamo neanche male accompagnati, perché con noi in diretta su Radio Cigliano ci sono i Mazzanicchi, e benvenuti a tutti. Ciao. Allora, questa è una trasmissione che potremmo ribattezzare Mucchio Selvaggio. Guardate quanti siamo, 8 flussi Skype, veramente siamo una marea di gente, una cosa pazzesca. Allora, li presentiamo tutti quanti, ognuno per alzata di mano, ovviamente, perché siete mischiati un po' qua. Abbiamo Andrea Angelucci, evviva! Valerio Lundini, ciao! Carmelo Avanzato, Gianluca Sassaroli, e Flavio Genovellis. Voglio rubare un po' al mio amico Foxy John la maniera di presentare gli ospiti, che ci piace tanto. Ragazzi, come state? Com'è questo casino? Non lo so, adesso cerco di sistemare. È partito un flash mob fuori da qui, cantano Bella Ciao. Sì, per voi. Stanno facendo quello? Senso. Comunque non solo io ho la connessione di merda, c'è cioè pure... Vedo. Che fai, commenti? Allora ragazzi, come va questo periodo di lockdown? Come lo state vivendo? Yeah! Alla grande? Stiamo componendo. Alla grande. Stiamo componendo molto. Comprando molto? Vi state rovinando? Componendo. Scusa. È l'età che non ci sente. No, lo so. È che nel frattempo io controllo i flussi. E che quindi, sapete, i flussi sono fondamentali. C'ho flusso e riflusso. Stanotte ho avuto il riflusso, oggi pomeriggio vado col flusso. Allora, ragazzi, tra l'altro, reduci da forse l'ultima cosa live che avete fatto, perché l'altro festival è stata, perché poi c'è stato il lockdown, siete rimasti bloccati e chiusi, quindi non si è potuto fare. Come ne siete usciti? Un focolaio è stato l'altro festival, è andato tutto lì, secondo me. Secondo me sì. Ha fatto la male, ragazzi. Troppa gente, troppa caciara. T'ho visto, Valerio, a fare interviste a tutti quanti nei retropalchi, davanti alla porta del festival, da tutte le parti. È stata un'esperienza, secondo me, scioccante, vero? Sì, ma divertente. Tanto erano tutte interviste di continuo per quella gente, quindi per me è stato solo divertente, perché gli facevo domande totalmente inaspettate e folli, senza manco avere tanta preoccupazione che rispondessero bene o no, perché tanto erano divertenti le domande e non le risposte. Quindi, infatti, poi secondo me di aver regalato un momento diverso alle 1000 domande che erano progetti per il futuro fatte a tutti, ripetevano sempre la stessa domanda.
Infatti è quella la cosa bella, secondo me è quella la cosa bella che sei riuscito a fare. Non ho capito, stai a squagliar fumo, io ti vedo lì che cosa stai facendo. È gomma pane, no, è gomma pane. È la gomma pane perché ti senti. La gomma pane. Non capivo, capito? Che ce fai con la gomma pane? Cancello la matita e sei i disegni. Cancelli di schiacchino. Noi ti vogliamo bene come se fossi normale, però, stai sì, tranquillo. Sì. Anch'io. Allora, voi siete nati nel 2009 come gruppo, quindi no, siete... come gruppo siete nati nel 2009, quindi siete un gruppo di lungo corso, soprattutto sulla scena romana, diciamo la verità. E voi siete nati con uno stile particolare che poi tra l'altro io ho rivisto anche, ho risentito anche nelle canzoni che avete portato oggi, di cui ne andiamo ad ascoltare tra pochissimo una. Ma come vi siete conosciuti? Com'è stato il vostro incontro? È stato un colpo di fulmine? Non rispondi. Andrea, facciamo parlare. No, c'è da dire una cosa, che in realtà il gruppo come lo vedi adesso è si è creato negli ultimi anni. Okay. Cioè, prima c'era un nucleo diverso e poi ci sono stati un po' di cambiamenti di componenti e siamo arrivati a questo. Quindi un po' come Gigrobo, sono cambiati i componenti e si sono riassemblati diversamente. Abbiamo ordinato gli altri componenti e abbiamo, diciamo, io e Valerio ci siamo conosciuti nel 2009, no, prima... Ma nel 2009 poi con Gianluca, diciamo, c'è stato il via del vero e proprio gruppo e non mi ricordo neanche quanto tempo fa, forse 4 anni fa, sono arrivati poi Carmelo e Flavio e finalmente Flavio, il gruppo è diventato qualcosa di... Quindi giustamente... Una domanda che nessuno vi avrà mai Carmelo fatto. Carmelo questo e Flavio è di qua. Sì, una domanda che nessuno vi avrà mai fatto, ma il nome chi l'ha deciso, chi l'ha inventato questo nome? Abbiamo sempre avuto. Sì, ma è proprio... chi è l'idea? È di battesimo. Gianluca, diccelo tu. Mi ricordo. Ma guarda, io quando sono arrivato già era così, quindi vabbè, non ma lo so, io non ho capito. Non me lo sono mai chiesto sinceramente. Chi sono il nome fondatori? No, ve lo, cioè, spl- chi è lo spiego. Da sempre? Aspetta, il nome, Andrea, il nome Valerio. È il plurale di Vazzanicco, che sarebbe il singolare. Sì. È una tribù. Ah, ho capito. È una tribù dell'Africa. Una tribù dell'Africa o dell'Oceania? Perché questo è importante saperlo. Del Bordo, di tutte e due. Ah, ho capito. Sono come gli spagnoli, gli indiani d'America e gli indiani dell'India, capito? Ci stanno i Vazzanicchi dell'Oceania e quelli dell'Africa. Comunque, vabbè, fichissimo, perché la prima volta che vi ho sentiti... proprio ho detto, vabbè, ci hanno avuto un'idea eccezionale questi per il nome, veramente straordinaria. Allora, abbiamo detto... In realtà è un'idea che porta male, perché poi nessuno si ricorda com'è scritto e quindi tutti si ricordano il gioco di parole, però nessuno ci sa cercare. Tra l'altro, quindi, sì, infatti, mi hai detto che su Facebook, da tutte le parti, i nomi sono storpiati, il nome è storpiato in tutte le maniere. Ma infatti non siamo mai diventati popolari per questo, perché siamo proprio una leggenda. Se non sbaglio, aspetta, se non sbaglio state anche in un film di Lil e Greg, voi siete citati in un film di Lil e Greg. Ma infatti, no, perché con Lil e Greg in realtà poi mi mandarono il messaggio che possiamo usare il nome del gruppo. Io all'inizio dissi sì, poi avemmo paura, ho detto, molti pare che magari dopo sto film... noi non possiamo più usare il nome perché poi la gente si ricorda del film, però il film non è stato ricordatissimo, però il logo che vedete nel film è lo stesso nostro. Ah, perfetto, è quello, cioè, quello che... tra l'altro quel film non l'ho visto mai, però aver girato un film... Io però c'ho una domanda fondamentale che probabilmente indirizzerà tutta la puntata, cioè voi non siete una cover band di Iva Zanicchi? No, assolutamente no, assolutamente no. Io ero con me. Infatti dicevo, ma ste canzoni io non ho mai sentite cantate da Iva Zanicchi. Ah, io ho capito che eravate una cover band. Ok. Vabbè, la chiudi per favore. Sì, sì, adesso la blocco adesso immediatamente. Non mi ricordo i nomi. Sì. Alessio, ma non si possono mettere i sottopanza? Eh no, vabbè, ma te l'ho scritti sulla scaletta. No, ho capito perché no. Allora. Ecco. Basta che vai col cursore sopra ognuno di loro e ti dice il nome. Quello è sopra panza, no. Però. Quello non è il sottopanza, quello è il sopra panza, Flavio. Perché vabbè, comunque, non si può. Poi dipende anche da come stiamo vivendo questo momento di lockdown, che è un momento in cui la panza ha un momento suo, proprio, c'ha una revenge, diciamo, è importante, un momento importante. Allora, io andrei subito a far sentire il primo brano. Questi tre brani che poi ascolteremo durante la trasmissione sono tutti tratti dal vostro LP del 2013 che si chiama Vintage, lo pronuncio bene? Vintage. Fai un po' come cazzo te pare, praticamente. Lo pronuncio un po' come vuoi, sì. Fa un po' come te pare. Vintage.
Vintage. Non l'abbiamo mai pronunciato noi. Quindi, vabbè. Ah sì, vabbè, però qualcuno l'avrà pronunciato, no? Da qualche parte. Vintage. Però anche vintage mi piace. Vintage, mi piace. Vintage è più francese, no? Che francese, il francese porta sempre bene, un po' come il brasiliano, che comunque subito fa ugege. E allora, volevo sapere, com'è nato questo LP? Cosa avete messo insieme in questo LP? Chi vuole rispondere? Che ne so, per esempio... Flavio? Flavio? Allora. Vai Flavio, rispondi. Vai Flavio, è tutto tuo. Allora, Vintage, come l'hai concepito? Vintage non l'ho mai concepito, perché in realtà non ero neanche uno dei Vazzanicchi all'epoca. Anzi, ero uno di quelli che boicottava i Vazzanicchi. E perché? Ma così, perché li ho sempre odiati in realtà. Non capisco neanche perché sto qui. Vabbè, questi sono, dei delle motivazioni da scoprire insieme, se vuoi, perché poi abbiamo parliamo, anche ne parliamo più da vicino sulla radio c'è uno psicologo che dopo le dirette poi aiuta, se volete poi vi dà una mano, capito? Perfetto. Vi posso lasciare il numero di telefono, fate direttamente uno zoom con lui, tanto ormai fanno solo zoom i psicologi, non fanno altro, e vi danno una mano per sistemare tutto. Vabbè, allora è un LP nato così senza nessun motivo, ma dal quale sentiamo un brano che si chiama Nunzia, e questo però lo posso scrivere, lo posso chiedere. Il primo brano si chiama Nunzia, chi lo ha scritto? Un collettivo? Valerio, questo è scritto, l'ho scritto io. Mi ricordo che noi siamo una band veramente poco prolifica, nel senso che abbiamo tante idee ma non ne facciamo mai, quindi tutte le cose che ci vengono in mente le facciamo direttamente sul palco, più o meno come Renzi o Salvini, diciamo. Però non sono politici. Sì. Ok, quindi, e allora quindi molte canzoni noi a volte ci sono varie canzoni che noi abbiamo suonato la prima volta inventandocele sul palco e poi le abbiamo tenute. Nunzia, non dico che è una di queste, però era un giorno che avevamo detto: senti, basta, domani facciamo le prove. Noi facciamo pochissime prove. Io c'avevo questo brano in testa, l'ho scritto il pomeriggio prima di andare alle prove, e parla di questo problema di comunicazione tra un uomo del nord come siamo noi, che ci senti proprio questo accento abbastanza preciso, valdostano, preciso. Sì, e una ragazza napoletana. Era nato da una volta che vedemmo una ragazza molto carina e poi aprì bocca e parlava in un dialetto degno della peggior Tosca d'Aquino, e allora da lì ho pensato: questa cosa può essere un malus nella coppia, non lo so, lo scrivo nella canzone. Speravo che cagionasse un po' di polemiche su internet, invece no, è piaciuta un sacco di persone a nord e a sud, cioè poche. Beh, però tra un sacco rispetto. Io tra l'altro, ovviamente il boom, ma non c'è mai stato. L'avete corredata con un video fico, perché il video è fichissimo della canzone. Proprio avete fatto un bel video con la pupazza, e quindi io direi che la iniziamo a sentire in sottofondo adesso. Abbiamo ancora 27 secondi di introduzione. Quindi questo è il primo vostro LP. È un LP completo che avete fatto. L'unico? Vabbè. L'unico LP che avete fatto. E ci andiamo ad ascoltare, quindi, dal 2013. Andate a vedervi il video, come vi ho detto, perché è fico e merita una visione sulla pagina YouTube dei Vazzanicchi. Intanto ci ascoltiamo Nunzia come primo brano della trasmissione di oggi, se prima eravamo in due. Nunzia, Nunzia, so solo te perché mi piaci. Oh, vabbè, questo Dio, quando loro hanno un sound, Tiziana, che è molto anni 50 e molto anni 60, quindi è veramente figo. È veramente figo come sound. No, a vederli non l'avrei detto, capito? Invece no. E cosa avresti detto, scusa? Non sono mica sfigati che sembrava, a parte come ti chiami tu, Flavio. Andrea, che io sto invidiando veramente, come non so cosa, voglio anch'io quella cosa là. Prima ha fatto comparire il suo nome dietro, è bellissimo, lo voglio pure io. Vedi, Andrea, conquistare una donna oggi è ancora più semplice, te metti uno sfondo col fuoco e improvvisamente lei sbrodola per te. Ma perché arrivano tre uomini e una donna? Io mi sa che Valerio si è piantato, perché lo vedo verticale e fermo. Mi hanno chiamato su WhatsApp, l'ho attaccato, non so se mo... Se te stai a mettere a testa giù per fare l'interazione. Si è girato, si è rivoltato. Intanto ricordiamo agli amici che ci ascoltano anche su Facebook, chi volesse contattare e parlare con i Vazzanicchi, il numero è 328-7948-796. E ricordatevi che siamo qui anche per far vedere i vostri controselfie. Noi ci mettiamo la faccia, mettetecela pure voi. Alessandro da Siracusa ha una band un po' come voi, in questo momento non riesce a suonare, non riesce a...
provare, perché stanno in lockdown, ma ci manda il suo controselfie al 3287948796, come ce lo manda Marco da Canicattì. Invece la sua passione è la recitazione e sta cercando di sfondare, è giovane ma sicuramente ce la farà, quindi siamo contenti di questo. Come fate voi in questo periodo? Non si prova, non si riesce? Cioè, guarda, dei... no, infatti volevo dare un suggerimento al primo che ha scritto: chi non riesce a suonare chi non riesce a suonare in questo periodo, ci sono tantissimi tutorial su YouTube che ti insegnano a suonare, quindi possono sfruttare veramente irresistibile. Sentite, ma effettivamente, cioè, Andrea dovrebbe fare qualcosa, perché sembra che si è sentito male. In effetti no, è Valerio, è Valerio, è Valerio. Improvvisamente, guarda, prova a richiamarlo, perché secondo me è caduta proprio, infatti secondo me lo devi richiamare, perché è caduta la linea, è proprio caduta la linea, mi sa, sì. Questa immagine non è molto edificante, ecco, diciamo, prima si stava a fan cannone, mo è svenuto, eccolo, aspetta, è tornato, è tornato. Dai che ce la fai, dai che ce la fai, eccolo, rock and roll, super, benissimo, aspetta che adesso io ho fatto un casino, vediamo se riesco a recuperarlo, eccolo qui. Allora andiamo in diretta anche, su Instagram, perché m'ero scurdà, e chi vuole ci può vedere anche su Instagram, sente l'audio della trasmissione, benvenuti a quelli che sono su Instagram in questo momento, vede male perché vede col telefonino, se volete switchate su Facebook e su YouTube, dove siamo in diretta in questo momento. C'è anche un'app Radio Cigliano, scaricatela per il vostro iOS e Android e mettetela sul vostro telefonino, ovviamente è l'unica maniera in cui potete ascoltare la radio, potete anche buttarla direttamente se volete, perché non è obbligatorio averla. Vado a disannunciare il vostro brano. Nunzia, i Vazzanicchi, che sono in diretta in questo momento via Skype, rigorosamente via Skype su Radio Cigliano, per la nostra puntata di Se Prima Eravamo in Due del sabato 25 aprile 2020. La liberazione è un momento in cui ci liberiamo un po' tutti quanti, e alcuni non sanno neanche. L'altro giorno chiedevo a un compagno di classe di mia figlia, alla quale mi sono veramente astenuto dal chiederlo, se avesse, sapesse che cos'è la liberazione, ma non sapeva assolutamente che cosa fosse, quindi è bello avere delle radici solide in questo momento nella nostra bella Italia. Ma i Vazzanicchi sono qui per essere con noi e per trasformarsi anche in DJ radiofonici per un pomeriggio, e l'unica maniera che abbiamo per trasformare i nostri amici in DJ radiofonici è partire con questo. No, dai, su, leva questa cosa, per favore. E vabbè, lo sapete, l'almanacco. Abbiamo l'almanacco del giorno in corso, che è la nostra... Abbiamo fatto una votazione qui su, su Facebook, di gradimento dell'almanacco. È stato detto che era assolutamente stragradito, quindi ve lo ciuccerete fino alla notte dei tempi. Alessandro! Fino alla fine dei nostri giorni. Fino alla fine dei nostri giorni. Alessandro, che cos'hai da dirci? Allora, oggi è il 25 aprile 2020, oggi festa della liberazione. Tiziana poi ci spiegherà che, da che cosa siamo stati liberati e in che anno, infatti, soprattutto. Da, mi sembra che dai nostri alleati siamo stati liberati, mi sembra, sì, che stavamo facendo la guerra con qualcuno, abbiamo stabilito che con questo qualcuno non ci piaceva più a un certo punto, e quindi... se siamo defilati e ci siamo fatti liberare da qualcuno, mi sembra, no? Questa, è la... questa il è la sole scuola. Sorge alle 6:13 e tramonta alle 20:03, oh, quindi la durata del giorno è 13:50. La luna sorge, dai, alle 7:40 e tramonta alle 22:27. La luna è crescente. I santi, okay, di oggi. Oggi abbiamo un santo importante, che credo sia il santo di Venezia, che è San Marco. Senza, ragazzi, credo, è proprio il santo, sì, di Venezia, sicuramente. Auguri a tutti, Marco, che ci stanno ascoltando, evviva! Poi abbiamo i santi a cui i genitori volevano male, li ricordiamo. Dunque, oggi abbiamo Sant'Aniano. Sant'Aniano. È un po' santo bucio di culo questo, se vogliamo dirlo. Famoso proverbio. Qual è? Sant'Aniano che l'erba cresce. Sì, questo è così. Meno male che Andrea si è messo le pecore dietro, perché dà un senso, secondo me, a tutto quello che stiamo facendo. Gagliardo. Vai. Poi abbiamo San Febadio. Ricordiamo sempre che chi avesse uno dei nomi dei santi a cui i genitori volevano male ci manda la sua foto su WhatsApp corredata da documento di identità, vincerà un premio. Quindi un Febadio, se c'è all'ascolto, lo aspettiamo. Cazzo, abbiamo San... chiamare.
Lo puoi chiamare? Zio Febbraio, se poi lo chiamo. Famoso zio Febbraio. Cioè, quando nasce lo chiami così. Esatto. Abbiamo San Clarenzio. Poi abbiamo un santo che è ben noto a Raffaella Carrà, che è San Pedro di Santa Fe. Raffaella Carrà ci ha fatto una canzone su San Pedro di Santa Fe, non so se ve la ricordate. E c'è sotto, la state sentendo Pedro, in questo momento, San no? San Pedro di Santa Fe, è un San Pedro, 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 secondo me è pure una zona di Roma, San Pedro, no? Sì, San Pedro. Soprattutto di Santa Fe è la zona di Roma, sta proprio sul litorale romano, insieme a Santa Marinella c'è Santa Fe e si va sempre. La... Vabbè. E abbiamo San Pasicrate, l'ultimo santo di oggi. Ma cosa accadde oggi nei secoli dei secoli? Allora, il cartografo Martin Wadelsmüller utilizza per la prima volta il nome America per indicare il nuovo continente in una carta del mondo. Chi è che ha avuto un'esperienza con lui? Gianluca? No, diceva mai. Tu mai? No? Perché no, secondo me qualcuno per strada l'ha incontrato. Oh, io sono Martin Wadelsmüller, come stai? Che sembra uno yogurt più che altro. Fate l'amore con il sapore. Sì, esattamente. Era il Marco Zucchi del 1500. È vero, è vero. Invece tu, Carmelo, che hai da dirci? Io invece volevo ricordare che nel 1719 è stato pubblicato in Inghilterra il romanzo Robinson Crusoe di Daniel Defoe. Io non ho mai letto, però ho visto il cartone Piccola Flo. Vabbè, quindi il plot lo sai, la trama la sai. Sì, sì, ok, sì. Sai più o meno come è andata. Insomma, quest'isola bellissima dove c'era una bambina che andava sull'altalena, è una canzone fantastica. Va bene, e c'era, sì, la canzone tra l'altro sembrava quasi Montanara, non si sa perché hanno messo una canzone Montanara per fare un... chi è che sta soffiando, chi è che sta smanticiando dentro al microfono? Allora invece tocca a Tiziana. Allora tocca a me, il 25 aprile del 1792 in Francia, perché sai che i francesi in queste cose allegre sono sempre precursori, Nicolas Pelletier è la prima persona messa a morte con l'utilizzo della ghigliottina. Boh, io vorrei dire, io non le voglio da più ste notizie, ma perché sempre queste notizie tristi, brutte? Ma non è triste, è folcloristica. Ma la ghigliottina, ma che palle, ma è non folcloristica, so. No? Ah bella, l'immagine di Andrea è bellissima, guardatela tutti quanti. Perché c'è una chance per tutti. Lo zio di Andrea, quello che hanno arrestato che ha rubato il pane, no? Metti lo zio quello che apre il barattolo, Andrea. Mentre invece adesso tocca a Gianluca. Sì, no, io ricordo nel 1859 che iniziarono dei lavori per il canale di Suez. È importante, no? È una notizia fondamentale senza la quale non avremmo potuto fare la trasmissione, secondo me. Proprio non ci usciva. Sì, è uno dei primi canali televisivi aperti. Il canale di Suez, sul canale 48 del digitale terrestre trovate il canale di Suez, ovviamente. Alessandro. Allora, nel 1900, nella spedizione polare organizzata dal Duca degli Abruzzi, che tra l'altro è una scuola, una ragioneria, vabbè, la squadra guidata da Umberto Cagni, che ricordo forse era anche l'allenatore del Perugia per un periodo, arriva alla massima latitudine nord, 86 3 di longitudine e 34 di latitudine. Vedi, ha saputo interpretare la scritta che io non avrei saputo interpretare mai. Alessandro... circonferenza di pancia, latitudine. Sì, ovviamente. Sì, assolutamente latitudine, sì. Cioè in modo di fare, no? L'attitudine. Sì, l'attitudine è sempre importante, devi sempre dargli devi sempre circoscriverla intorno a te. Andrea, invece, tu che cosa ci dici? Allora, io invece mi ricordo che nel 1926 ci fu la prima assoluta dell'opera lirica La Turandot di Giacomo Puccini. Io mi ricordo, era insomma, al Teatro alla Scala a Milano, sì, sì. Sei andato? Tu, c'eri, no? Tu sei andato? Sì, no? Sì, non venne proprio benissimo, però insomma poi l'hanno rifatta meglio. No, poi la seconda viene sempre meglio, perché sì, prima è sempre una merda. La prima è sempre una merda, quando esci dalla prima dal debutto dici ammazza che merda, sempre era così. Emozionato, mi ricordo. Sì, infatti, parecchio. Mentre Valerio cosa ha da dirci? Guarda, io ho voluto prendere un po' una notizia di nicchia, sì. Cioè non la più popolare. Ho voluto andare un po' a scartabellare nei meandri del deep web, fino a scoprire che proprio in questa nostra bella Italia, il paese della pizza, della bella canzone, dei panorami,
ci fu una guerra. Ah. Pensate, come quella del Kosovo di qualche decennio, di qualche quinquennio fa, di qualche lustro fa, solo che fu mondiale, una guerra. Sono morte più di una, insomma, più di un centinaio di persone, se non mille, se non milioni addirittura. Però ci fu un aspetto positivo, perché nel 1945, tipo il 1950, ma 5 anni prima, i nazifascisti, che erano i cattivi, se vedete i film, insomma, è chiaro, sono anche proprio brutti così, si sono arresi, quindi un happy ending a modo suo, e hanno lasciato l'Italia. Questo evento è ad oggi ricordato come la festa della liberazione, che pensate si festeggia proprio oggi. E questo è un regalo che ho voluto fare. Grazie, grazie. Grazie. Ci hai tirato fuori. È la notizia che non ti aspetti. È la notizia che non ti aspetti questa. È la notizia che non ti aspetti, che ci piace veramente tanto. E per finire c'è Flavio. Perché tutti pensano a Turandot, capito? 25 sì. aprile Turandot. Infatti non è la notizia, non è la notizia importante. Noi la facciamo in fa, è Turan fa, no? No. È più facile, no? Sì. Sì. No, è più semplice, noi la facciamo in fa perché è un po' più... Col bemolle poi zompa tutto, attenzione, perché col bemolle zompa tutto. Mentre Flavio, tu che notizie hai da darci? Allora, oggi ho scoperto che il 25 aprile del 1959 c'è stato il primo caso di AIDS nel mondo. Porca miseria, è vero. Finalmente una bella notizia. Ma da chi l'ha presa questo? Io non lo so. Notizie tristi della giornata. Io credo da Tiziana, però non ne sono certo. Ma tutto questo, Alessandro, a cosa serve? Serve a dire che oggi è il 25 aprile 2020 ed è il 45esimo giorno di isolamento volontario in tutta Italia. La domanda di oggi è questa ai nostri ascoltatori: cos'è che non vorrete fare più una volta finita la quarantena? Alessio. Beh, io non voglio più andare a fare la spesa affollata. Voglio andare, entrare nel supermercato quando mi pare a me e trovare poca gente, come faccio io che vado a fare la spesa alle 10:30 di sera, quindi non c'è mai nessuno. E non voglio più fare la fila, mi sono stufato. Io non voglio più fare la spesa affollata. Alessandro. Io sicuramente, finito questo periodo di quarantena, non farò neanche più un weekend a casa, ma neanche costretto proprio, anche se piove, qualsiasi condizione climatica ci sia, io un weekend a casa da qui alla fine dell'anno non me lo faccio più. Tiziana. Io non voglio più cucinare, non mi voglio neanche fare un sandwich, non voglio proprio più maneggiare il cibo, mi voglio sedere con le gambe sotto al tavolo e dire: guarda, che c'è, stare tre ore sul menù come faccio sempre io per chiedere, ma questo come è fatto, quest'altro come è fatto, ordinare, mangiare, poi mi alzo, non devo lavare i piatti, non voglio più cucinare, basta cucinare per almeno 6 mesi. E c'hai ragione anche te. Andrea, che tra l'altro ha uno sfondo in tema con la trasmissione, se potete vedere, quindi mi sembra anche giusto dargli la parola. Sì, no, io guarda, una cosa che proprio veramente non voglio più fare perché la odio, obiettivamente, sono i video aperitivi. Oh, ok. Perché non so neanche come si fanno. Vanno tanto di moda in questo momento. Sì, però mi hanno obbligato a dire questa cosa, quindi... sei stato proprio... Sei stato... Sì, Oddio. Sì, ecco, quindi non le voglio più fare. Non le voglio... Mentre invece, Valerio, per te. Guarda, io non voglio più fare ginnastica in casa, così ho il ricordo della quarantena, periodo in cui non ho fatto niente di ginnastica. E tra l'altro io non ho mai fatto ginnastica in tutta la mia vita, nonostante il mio fisico strilli a gran voce il contrario. Voglio continuare così, perché è bene non perdere le abitudini. Ah, quindi tu sei uno di quelli che se mangia un cinghiale intero e non ingrassa un grammo? Pure sì sì, mangiato vari cinghiali, le unghie. Sì, sì. Che bucio di la glicemia, fate la glicemia. Io perdo peso quando mangio e non è una battuta, è una cosa strana che ho solo io. Vabbè. Tipo Benjamin Button. Indietro. Benjamin Button, sì, sono Benjamin Button da avanti. Alimentare. Più magno e più dimagrisco. Carmelo, invece Benjamin tu? Piatto. Io non voglio più fare interviste su Skype con delle radio. Hai ragione, è insopportabile. No, ma a parte gli scherzi, mi posso dire quello vero. Io non voglio mai più, quando finirà questa quarantena, non canterò mai più O sole mio sul balcone. Ah, non vuoi più cantare O sole mio sul balcone, non lo farai mai più. Vabbè, mi sembra giusto, anche perché... Ma quante volte l'hai cantato finora? 5 minuti fa e basta, in realtà, però mi è bastata una volta sola. Quante volte gli altri cantavano Bella Ciao, si sono arrabbiati.
Ma è partito anche l'inno italiano dopo? Aspetta, non so se è quello italiano, ma un inno lo sento. Sì, forse sloveno, non lo so, era qualche cosa di questo tipo. Capisco bene le parole, quindi non ti so dire di che paese sia, ma c'ha quella solennità che solo un inno c'ha. Gianluca, invece tu? Sì, guarda, io sicuramente non voglio più indossare, ragionavo stamattina su questa cosa, non voglio più indossare i calzini, quelli di lana da neve, perché sono 2 mesi che ce l'ho. E poi, tra l'altro, quando finisce la quarantena sarà estate, quindi forse li tolgo. Gli antiscivolo, i famosi antiscivolo. No, no, proprio diciamo quelli da neve. Quelli da neve, vedete, okay, quelli spessi. Diciamo. Sì, cioè, diciamo che comunque può bastare 2 mesi. Non so che cosa è andato a prendere Carmelo, ma vuole forse dare un'introspezione, sì, esatto, a tutto questo. Sto cercando i miei che mi hanno salvato la quarantena, l'ho lavati ieri, ma non li trovo. E ci manca Flavio. Non mi fate più pulire casa. Basta. Tutte le sante volte pulisco casa. Anzi, ultimamente pulivo anche il condominio perché non sapevo più che fare. Quindi... Casa oramai è linda e pinta. Sì, ma sì. Usciremo tutti con delle case pulitissime come non le abbiamo mai avute, sicuramente. Evviva! No. E allora? Intanto su Facebook ci fanno notare una strana somiglianza tra Carmelo e Maurice White degli Earth, Wind and Fire. Ah, vedi? Allora, ricapitoliamo la sfida di gusti e di tendenze oggi. Per me, io non farò mai più la spesa affollata. Alessandro, il weekend a casa. Tiziana, cucinare. Andrea, i video aperitivi. Valerio, la ginnastica in casa. Carmelo non canterà mai più O Sole Mio dal balcone. E Gianluca non indosserà mai più un calzino di lana, quelli belli spessi che fanno veramente bella... Antisesso. No, quello no, ma c'hanno veramente quella situazione... Quando li togli, la distanza continua a portarli e vedrai che sarà garantito. E Flavio, le pulizie di casa al 328-7948-796 potete votare, ma anche sulla chat di Facebook e scrivete la vostra preferenza. Si parte con la sfida musicale e tocca a me mandare il primo disco, è appena uscito e quindi ci sentiamo una primizia del panorama degli, chiamateli come vi pare, emo, chiamateli indie, come vi pare veramente, perché ormai hanno sdoganato anche la maniera di chiamarsi. Sono i Gazzelle, Ora che ti guardo bene, su Radio Cigliano. E ti ricordi com'è che si fa la vita mescolata insieme? Lo sentite pulito ovviamente su l'app Radio Cigliano. Abbiamo Gianluca in collegamento da Firenze. Gianluca, come stai? Ciao, io a Roma. Gianluca, ci senti? Gianluca. Gianluca ha chiuso. Gianluca si è rotto le palle che stava in attesa e ha chiuso. L'ho spaventato, non so perché, giuro che non mordo. Se volete chiamare 328-7948-796, chiamata WhatsApp però. Qualcuno mi sta facendo la chiamata normale che sta sul telefonino della diretta di Instagram, quindi non si può fare. Dovete chiamarmi su WhatsApp. Attenzione, chiamate WhatsApp. Allora, io intanto voi siete veramente abituati, oltre alle belle donne come vedo dallo sfondo di Andrea, siete abituati ai concerti dove sicuramente tante di quelle belle donne vi tireranno le mutande, ma come va sto periodo senza concerti, ragazzi? È brutto? Sì, perché non abbiamo più mutande tirate, non abbiamo più ricambi, praticamente. Non sapete più come fare adesso, per ordinarle su Amazon. Sì, è un disastro veramente, è un casino, è un delirio. Ma dove li fate i concerti? Io non mi sono mai fatto. Adesso non li facciamo più. Adesso sì, ma dove li facevate? Nei locali a Roma? È stato un virus e non possiamo più, mi hanno detto. Vaffanbagno. Non si può più fare. Praticamente Dove li facevamo? Tiziana, sei Roma? Lei è di Formello. Sì. Sta a Formello. Formello. Io sono di Napoli. Sì, però sto a Napoli. Napoli. Abbiamo suonato, è stato il peggior concerto che abbiamo fatto perché 8 anni fa ed era vuoto il posto. Comunque noi a Roma suoniamo a posti quali il Vinile, il Fonclea, le Mura. Lo conosco. Vai. Fonclea, poi... 45 anni fa, però. Vedi, l'hai fatta felice. Adesso dietro Andrea ci stanno dei rom, non so che cosa ci stanno in questo momento. No, quella è la foto. No, siamo noi. Ho capito. Ha tolto gli sfondi. No, ma hanno sentito i vicini, sono arrivati.
Vabbè, vabbè. Allora, aspettate che disannuncio. È troppo falsa come cosa. No, no, è aspettate che disannuncio il brano. La Romania. Erano i Gazzelle con Ora che ti guardo bene in diretta su Radio Cigliano, musica indie. Ma voi come la vedete la musica indie italiana? Sono fighissimi gli After Hours, questi sono gli After Hours, fighissima sta canzone. Ti è piaciuta gli After Hours, assolutamente. Poi hai detto, tu prima hai detto chiamateli come volete, no? Ah sì, certo. Quindi, prima di presenta chiamateli come volete i Gazzelle, io ho detto gli After Hours, ho fatto buona, come hai detto te. Mi è piaciuta. Buona. Ma voi che siete sulla scena romana sicuramente, ma anche italiana, vi abbiamo visti all'altro festival in diretta nazionale pochissimi giorni prima del lockdown, come la vedete la scena indie o la scena musicale italiana dell'ultimo periodo, nella quale poi vi inserite anche voi ovviamente con la vostra musica? Ma noi siamo in realtà noi siamo realmente indie, nel senso che l'unico disco che abbiamo fatto l'abbiamo pagato coi soldi nostri, quindi proprio penso che sia la vera definizione di indie, o no? Eh sì, cioè, è quella giusta, indipendenti veri, l'indipendenza totale, coi soldi tuoi fai come te pare, quindi puoi essere indipendente. Sì, sì, e non ce l'abbiamo mai fatti, mi sa, quei soldi forse, perché no, cioè, mai. Non so mai. Lo vendevamo a 10 euro e però non so quanti ne abbiamo. Non abbiamo mai tenuto il calcolo. Ma queste sono sciocchezze. Voi vi dovete esprimere, dovete tirare fuori il vostro talento. No, ma in dovete arricchire la gente anche se voi vi impoverite. Cioè, è la vostra missione. Mi dispiace, siete artisti e ve lo ciucciate. Però non è esattamente. Non è esattamente così. Gli imprenditori comunque. Belli incoraggiamento, grazie Tiziana. Ci sono delle cose meno belle, ci sono delle cose, cioè è un po' è variegata fortunatamente la cosa. C'è una tendenza al rap che è devastante. Alla trap soprattutto. Rap e trap. Ma infatti, tra l'altro, voi avete un impianto melodico all'interno delle vostre canzoni, come ho detto, un po' rockabilly anni 50, anni 60, e invece questi trapper che vanno giù di decassa praticamente, come li vedete? Voi avete fatto la trasmissione su all'altro festival con Mischeta, che è una di queste, che sì. Rappa, trappa, da decassa. Come li inserite nel panorama nostro adesso? Sappiamo che finirà, quindi abbiamo fatto un virus in laboratorio sperando che la cosa funzioni e speriamo di risvegliarci senza questo incubo della trap, diciamo. Siamo moderati. Ma voi potreste definirvi anche omogenei, nel senso che avete delle basi musicali? Cioè il musicali... background musicale vostro, il vostro di ognuno background. Di voi è simile oppure partite da gusti completamente diversi? Bella domanda. Allora, alcuni di noi forse hanno dei gusti simili, cioè il vintage, forse qualcun altro poi invece arriva più a musica, diciamo, più moderna in realtà. Io per tutta, insomma, la mia formazione ho ascoltato musica vintage in realtà, quindi Elvis, rock and roll anni 50, quando ero giovane. Erano quegli anni lì, quindi insomma ci si divertiva così all'epoca. E quindi, diciamo, la ripropongo. Qualcuno di noi meno, però poi in realtà è una passione comune, assolutamente, noi viviamo per questo. Carmelo, tu invece la tua estrazione musicale da dove parte? Sì, io parto da Beatles, rock and roll, Elvis, che a 10 anni trovai dei vinili in cantina e mi stregarono. Poi ho avuto periodi beat anche italiano anni 60 e crescendo mi sono anche aperto un po' a Fedez. A comunque Fedez però il primo periodo. Charlie Fedez. Gli esordi, diciamo, gli esordi di Fedez. Rovazzi, Fedez, insomma. Mentre però invece Valerio, tu qual è la tua estrazione? Ma sì, anche un misto di quello che hanno detto Carmelo e Andrea. A me questa, la musica che suono con Bazzanicchi, con la band, mi diverte tantissimo sentirla, però mi diverte molto suonarla. Ho iniziato a farmela piacere anch'io da bambino, quando avevo trovato le cassettine che davano con delle riviste in edicola dove c'erano appunto tutti i successi degli anni 50 e 60, e in altre canzoni, in altre cassette c'erano le colonne sonore dei film degli anni 80, che poi erano tutte musiche degli anni 50, perché ho scoperto che i registi, quando mettono la musica nei loro film, mettono quella di quando erano bambini. Prendi quindi Ritorno al Futuro. Mettono la musica anni 80, sì. I registi degli anni 80 mettono gli anni 50, quindi
queste due influenze hanno fatto così che mi piacesse molto sentire sta roba. Poi, in quanto pianista, per divertirmi ho dovuto cercarmi un genere musicale dove ci fosse un pianoforte molto divertente, ed è appunto il rock and roll. Se avessi dovuto suonare, non so, rock anni 90, che comunque mi piace molto, mi sarei annoiato tantissimo, perché avrei dovuto fare che è una roba che manco so fare, oltre che mi annoia, mi devasta. Quindi ascolto molto anche cose contemporanee, però a suonare mi diverto tantissimo, a fare anni 50 e 60. E invece Gianluca, qual è la tua reazione? Cioè, io, come essendo batterista, chiaramente, diciamo, ero influenzatissimo dai madrigali del 400 all'inizio, poi però purtroppo su MySpace Valerio mi ha trovato, mi ha scovato e mi ha detto: dai, ma guarda che i Vazzanicchi sono fighi, vieni, facciamo questa cosa. Ho detto: vabbè, facciamo questa cosa, e quindi è nato l'amore per il rock and roll. Ho capito, quindi è un po' indotto, se possiamo dirla in questa maniera, sì. È un po' indotto, un pochino. Flavio. I madrigali, peccato anche che mo col Covid non ci sono saltati anche un sacco di madrigali, no? Madrigali. Il madrigale dove dovevamo suonare, il madrigale a Genzano, c'eravamo un madrigale, sposavano due. Mentre invece Flavio, da dove arrivi tu musicalmente? Allora, io in realtà musicalmente ho subito il primo atto di bullismo durante le scuole medie, perché mentre tutti ascoltavano i Queen, ascoltavano la musica, diciamo, dell'epoca, fine anni 80, inizio anni 90, io nel Walkman avevo Elvis e Beatles, quindi mi presero in giro per due anni di seguito per questa cosa. Però insomma, diciamo che Elvis e Beatles sono tutti basi comuni che ci avete, base comune per due uguale prodotto, queste cose qua, insomma, quindi il prodotto viene bene perché la base è comune. Ma quindi, se vi dovessi dire a tutti e cinque, fate un coretto, Beatles o Rolling Stones, voi che cosa direste? Beatles. Tutti e cinque? Vabbè, quindi vi siete proprio tutti trovati. Tutti e cinque i Beatles, sì, c'è anche Stuart Sutcliffe. Compreso Tony Sheridan e Stuart Sutcliffe. Ho sentito un Toto Cutugno tra le righe, ma non so chi l'ha detto. Beh, quello c'ha la sua dignità. Scherzi, l'italiano. La propose a Adriano Celentano, che disse: no, questa canzone non farà una lira. Meno male, capì tutto Celentano con quella canzone, veramente. Fu assolutamente lungimirante. Alessandro, quale carico? La 4. E allora c'hai 17 secondi, ti do il via, sono a partire da adesso. Allora, sapete che in questo periodo su Facebook sta spopolando il video dei quattro portatori di bara ghanesi, no? Che va dove metti c'è sto video, qualsiasi cosa c'è sto video. La canzone che lo accompagna è questa, lui è Bison con Tony IG e si chiama Astronomia. È questa, no, ma perché siccome passavano sempre questo video, ma tu speri veramente che qualcuno voti la tua playlist, Alessandro? Ma sì, perché sta andando di moda. Io questo video non l'ho mai visto, ma poi Alessandro, ma metti la roba che ti si addice, che ti si confà, questa è una cosa da giovani, tu sei un uomo di mezza età, non c'è proprio Nilla Pizzi, Gino sì. Latilla, oh, vedi, è arrivato un Adriano Celentano fichissimo. Tiziana credo che passerà tutta la settimana a capire come mettere lo sfondo dietro alla... No, io sto rosicando che non ve lo posso dire. No, però me lo puoi pure confessare. Guarda, è molto semplice comunque, basta che smanetti un po' lì su Skype. È facile, è facile, non c'è niente. Che fa Skype? Sì. È una cosa... vabbè. No, perché è fighissimo. Io adesso sai che faccio nelle videoconferenze, quelle per lavoro, no? Con tutti che so, tutti impettiti, tutti così, eccetera. Io mi metto lo sfondo a tutte le donnine in costume, eccetera, così, no? Distraggo un po'. Comunque, ragazzi, io vorrei spezzare una lancia in favore delle videoconferenze per lavoro. Sono una cosa meravigliosa. Ragazzi, non ho campo, devo levare il video e te ne vai a farti i cazzi tuoi mentre gli altri stanno lì. No, perché dobbiamo quell'emendamento? Vabbè, no. Scusa, stai a parlare di imboscarsi tu, non stai a parlare di fare una videoconferenza. Sì, ma vabbè. Ti metti lo smalto, capito? Rispondi alle mie. No, devi essere lì presente. Sì, lo sapessi io. Ho detto che non, ma io sono la quarta.
Alessandro, questi sono peggio di te. Vabbè, però sto giovani, effettivamente. Ma giovani, mo giovani, no, tu mi devi spiegare. Mi devi spiegare il concetto. Tiziano, io sono Carcino De Lana ormai. Tiziano, mi devi spiegare il concetto di giovani. Guarda che la pipa col Carcino De Lana, American Pie, te lo insegna. Non so se l'hai mai visto. È un caso assoluto, certo. Se non, smettete subito, cominciamo a parlare di mestruazioni, così vediamo, no? Qualcosa. Lo so, che Tiziana, mi dispiace. Sono ferrata anch'io. Sì, ma sei in minoranza oggi, Tiziana, minoranza netta proprio, eh. Sette uomini e una donna. Ma sempre in minoranza, c'è una tribù oggi, ha invitato qualcuno. Andrea, che è sta roba che c'hai dietro? Che c'ho? Che c'hai, Andrea, dietro? No, no, io da archeologo ho anche delle foto di vari vasi, insomma, cose antiche. Quello è il basamento di un qualche cosa, praticamente. Sì, sì, è finito, no? Vabbè, vabbè. Aspettate che Alessandro, aspettate che Alessandro disannuncia il disco e sono 4, 3, 2, 1. E allora, Vystone, Astronomia, brano ritornato in voga, perché il brano è del 2016, in realtà, grazie a questi video di YouTube dove ci sono i quattro trasportatori di feretro ghanesi, è ritornato in voga questo brano che ho ripassato volentieri qui su Radio Ciglia. Comunque, grazie per averci fatto sognare con questo brano, che sicuramente immagino che i nostri ascoltatori... Sì, proprio un incubo che i nostri ascoltatori hanno vissuto attraverso la radio, perché ricordo che sulla radio le canzoni le ascoltate pulite, quindi se volete deliziarvi con Astronomia potete ascoltare il brano, potete aver ascoltato il brano sulla radio. 15:46 in diretta su Radio Cigliano. Se prima eravamo in due, Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida, ospiti i Vazzanicchi, e io vi devo fare subito una domanda di tendenza. Voglio sapere se voi avete avuto la fortuna di vedere il volto di Miss Cheta. No. Non era possibile proprio? Non ce l'ha, non ce l'ha. Cioè, c'ha la mascherina, sì, la leva, c'era un'altra. Così dentro, cioè, ciao. C'era un'altra, cioè, a sfoglio. Come i piloti di Formula 1 che strappano la visiera, lei strappa la mascherina. Sì, perché avrebbero potuto vederla loro? Perché erano all'altro festival insieme a Miss Cheta. Abbiamo fatto voi. Non so. C'era proprio Cani e Porci a quest'altro festival. Cioè, ah, Cani e Porci! Non so. In effetti hanno inviato Mischietta, all'altro festival. Non so. L'hai visto? No, era troppo tardi, io dormo a quel No, io l'ho visto. Io l'ho visto anche perché godevo come un porco, del collegamento di RaiPlay, non lo so perché mi emozionavo, cioè avevo sterezione per il collegamento su RaiPlay, pazzesca, e quindi non potevo stare senza, praticamente, ero fomentato da RaiPlay. E poi c'erano anche i nostri amici, i gemelli di Guidonia, quindi insomma, bella compagine. Siete? Sì, come no, sono venuti anche un paio di volte qua in trasmissione. Ma vi siete divertiti a fare quest'altro festival? O era una baraonda de matti? Com'è stata? Metà e metà. Metà e metà. Dura. Stata dura, soprattutto dura. Per Marco. Dura, anzi, che Marco che veniva, auguri Marco, che veniva la sera in maniera improvvisata, voleva suonare con noi. Marco, no. Ma scusa, Marco, stai chiamando Marco? Marco, io lo chiamo Marco. Madonna, ma stai proprio in confidenza. Ah, scusa, Madonna, hai ragione, detto. Hai ragione, Morgan. Perché Andrea adesso chiama tutti per nome. Ormai tutti è Marco, diventato... Sì. Anche Christian, no? Ah sì, tutti quanti. Scusate, Bugo. Non vi ha cambiato i testi delle canzoni, però. No, lui l'ha cambiato di altre canzoni, tipo ha cantato Video Kill the Radio Star e ha cambiato anche quello. Sì. Ah, pure quello? Vabbè, allora proprio ce l'ha de vizio. Sì, penso di sì. Ce l'ha proprio di vizio, solamente... Vabbè, che dobbiamo fare? Allora, tocca a Tiziana, hai 11 secondi, ce l'hai il timer, Tiziana? Aspetta. Attenzione. Dunque, io che metto... Tu metti la prima, la sai, è la tua, e quindi io ti posso lanciare il brano fra 3, 2, 1, è partito! Allora, io lancio la mia playlist con il brano che ha lanciato niente po' di meno che Francesco De Gregori, ragazzi. Questo è il suo brano, secondo me, più bello, Rimmel.
e qualcosa rimane. Beh, sì, assolutamente Tiziana, ti metterò il timer grosso così quando torneremo in studio. Oh, tra l'altro ragazzi, mi farà piacere, se vorrete ovviamente, replicare questa puntata un po' strana, un po' telematica via internet, se vorrete venire qua in studio quando si potrà, ovviamente non si sa quando, forse fra un anno e mezzo, però se volete tornare mi farà veramente piacere, perché è bello avervi qua, ma è bello anche vedervi suonare dal vivo, quindi noi facciamo più o meno in acustico, però insomma è bello conoscervi anche di persona. Ma sono troppi, Ale, e poi c'ho tutti sti capelli, Alessandro mi si deprime. Lo so, dovete farlo proprio per Alessandro, dovete deprimermelo un po', perché almeno me si smoscia, perché non ne posso più. Ma vedo che Carmelo ha un avatar alle spalle, vero? Ah, mannaggia. Si è visto, Sì, è il mio, mi aiuta ad essere disciplinato, è la mia parte... Un po' è la mia parte che mi controlla, diciamo. Sì, un controllo un po' come quello che fa la guardia di finanza adesso quando ti ferma per strada, che è come è successo ieri, che mi ha fermato la guardia di finanza. Io volevo dire, scusate, ma voi siete li potete fare sti controlli o no? Perché non siete polizia. E quello mi ha guardato storto e mi ha tenuto un quarto d'ora, ovviamente, invece di 5 minuti. Sta bene. Sì, vabbè, e tu che stavi andando a fare? Andare a lavorare, stavo andando a fare e il turno. E come gliel'hai dimostrato? Con il collocamento che mi hanno fatto, la ricevuta del collocamento che mi avevano mandato, quindi non so, che era a posto. Che palle sta cosa, lo so, che dobbiamo fare? Allora, Vazzanicchi, mi dovete dire qual è il primo brano che mettete, solo il numero senza spoilerarlo, e chi lo presenta? Chi lo presenta? Lo presento due, no? Io. Il 2? Sì, che è il numero... Ah, vai! Il numero 2? Il 2 l'abbiamo messo. Ah, il 2 l'abbiamo messo. Allora, quell'altro. No, no, aspetta, no, i vostri. No, i vostri. No, i vostri, quelli in fondo. No, i vostri. No, la playlist, dicono. La playlist. Chi, qual è che volete mettere? 1, 2, 3 o 4? Allora, dai, io... mettiamo... Sì. Capirai, sì. Sono 5 prima che decidano. 2, dai. La 2, chi la presenta? Con la T, dai. La 2 Andrea, quello che vuoi, Andrea. La 2 la presenta Andrea, ok? La 2 la presenta Andrea. Ok, la carico, la preparo. Sì, però qua non c'è può essere democrazia, propongo che gli altri scegli tu, Alessio, perché sennò qua stiamo. No, perché ognuno di loro ha portato un brano e uno s'attacca, perché sono 4 brani, capito? Okay. Quindi devono. Questo è un gran pezzo. Tra l'altro ci hanno fatto un film omonimo. Eh sì, un film omonimo, bellissimo, tra l'altro. Ma quella è una Rossana, Tiziana? Una Rossana. Adesso tu mangi Alessi Ciupatti, zia. Sappi che un altro po' giro vita quando finisce la quarantena, no, non conosco più. È che Tiziana fra 15 secondi deve disannunciare il brano, quindi non so come farà con la Rossana, perché io devo piacere per quello che c'ho dentro, non per come sono. Benissimo, sei un cuore di panna. Sono 3 2 1 vai. E questa era dimmela. Ho sbagliato a mangiare la caramella. E questa era Rimmel di Francesco De Gregori. Ma voi lo sapevate che questa è la canzone che l'ha lanciato? Cioè lui prima di questa non era nessuno, che ha venduto tipo 1 milione di dischi. Una cosa, una follia per l'epoca. Non mi ricordo quanti dischi ha venduti, ma una cosa proprio, sì, ti veramente dico, ti dico una cosa. Noi presentiamo una trasmissione musicale da 5 anni, quindi abbiamo un po', ci siamo un po' informati, no? No, Alessandro? Sì. 500.000 di copie, ecco. Ci saremmo un po' informati, diciamo. Quindi sì, vabbè, ha venduto 500.000 di copie, mica male, assolutamente male. No, per l'epoca, 1975, cioè, voglio dire, Gregori, insomma, bella comunque. Autore di capolavori, ora io ho, sì, i miei preferiti, Roma Capoccia. Bellissimo. Questa è la mia preferita. Allora, voi sapete questo che piccolo grande amore, ricorderei, sì, anche Cervo a primavera, Cervo a primavera, però è il Melody. Sicuramente. Allora, voi sapete che trasformiamo i nostri ospiti in DJ radiofonici per un pomeriggio, quindi adesso nei fuori onda abbiamo concertato che sarà Andrea a presentare il primo brano della playlist dei Vazzanicchi. Quindi poi basta che mi dici lancialo, perché ha intro zero, quindi quando hai finito la presentazione lo puoi, mi dici lancialo e io lo lancio. Ti faccio hua e tu lo lanci. Va bene, hua, ti aspetto hua, vai pure. Allora, il brano che ho scelto si chiama Green Balls of Fire, è un brano del 1957, in realtà scritto da certi Otis Blackwell e Jack Hammer,
ma in realtà è stato reso famoso da Jerry Lee Lewis, che l'8 ottobre del 1957 sempre andò alla Sun Records, alla famosa casa discografica dove andò anche Elvis e Johnny Cash e altri, e lo incise e divenne famoso, insomma. Tra l'altro fu considerato blasfemo appena uscì, perché queste, insomma, queste grandi palle di fuoco, queste vampate di fuoco vennero viste in realtà come appunto una provocazione, e lo erano, perché anche nel film che è stato fatto su di lui si vede molto bene questa cosa, che il rock and roll è vista un po' come una musica demoniaca. Quindi sentiamocelo. Grande pezzo, grande pezzo. Quindi questo è il pezzo che vi unisce, possiamo dire questo, su questo siete tutti concordi, veramente è una pietra, una colonna della vostra estrazione musicale. È una pietra emiliana, la pietra emiliana fondamentale. Allora, abbiamo parlato delle origini, ma avete anche influenze nella vostra musica, cioè oltre ad aver preso influenze, quelle che te devo, ieri mi hanno sparato con la pistola in fronte, quella per prendere la temperatura, influenza nel senso che oltre alla musica che avete detto, gli anni 60-70, avete anche delle influenze da qualcuno, da italiani, dagli anni 80, come nasce la vostra musica? Il silenzio. Beh, secondo me nella scrittura dei testi, che in realtà ancora non abbiamo pubblicato, c'è un'influenza di Pasquale Panella, probabilmente, tra l'altro è tornato in Oggi. Pasquale Panella, che scriveva i testi di Battisti nel secondo periodo, che assomigliano un po' di più al rap di oggi. Ho capito. Quindi quella è la vostra influenza, diciamo. Oh, Valerio ci sta portando a fare un tour per casa, quindi questo è bello. Abbiamo anche suonato da Frisky Panella. È già un'ora che non me lavo le mani, e siccome sempre lavo le mani, come lavo? Inaugurazione. Ma Valerio, hai usato il metodo D'Urso per lavarti le mani? Usi quello? Sempre, uso sempre quello. Ma ce lo puoi fare? Pensa, non sapevo lavarmi le mani. Fortunatamente poi è uscita quella puntata. Ce lo puoi fare? Lui lei spiega come ci si lava. Io aspetto che finisca la quarantena, così qualcuno fa un tutorial su come ci si asciugano le mani. Perché Valerio, ti stai lavando le ginocchia. Attenzione, Valerio. Sbagliato. Senti un po', Valerio, ma ci puoi far vedere esattamente come funziona il lavamani della D'Urso? Cioè, hai sotto mano? C'è il mio, vi faccio vedere il mio. Dai, faccio vedere. Allora, prendi le mani, no? Prendi questa e poi quest'altra. Le puoi anche tenere tutte e due, che non cadono. Poi che fai? Prendi la saponetta, fai così, e cioè, ovviamente non devi stringere troppo il sapone, perché sennò poi schizzare. E fai così. Faccio così. Molti consigliano di cantare una canzone sotto, no? Beh, per esempio, così, abbiamo Great Balls of Fire sotto, potresti cantare quella, no? E canti la canzone sotto, no? Tipo, aspetta un attimo Valerio, che nel frattempo che tu ti lavi, Andrea è pronto per il disannuncio del brano, che sono 3, 2, 1, vai! Eccola qua, uno dei pezzi più belli e interessanti di Jerry Lewis. Ma adesso, a tempo di Great Balls of Fire, lavaggio delle mani suggerito da Valerio. Sì, perché Valerio Lundini, se siete alla radio in questo momento, non potete vederlo, ma potrete ascoltarlo. Sta facendo vedere come la migliore tradizione Barbara D'Urso, come ci si lava le mani, vero Valerio? Sì, per chi si fosse collegato solo adesso, prima ho fatto l'azione del mettere il sapone sulle mani. Ovviamente, se il vostro sapone è liquido, tipo quelli che si spruzzano, lo mettete su un palmo e poi ci mettete la mano sopra e fate così. Se invece il sapone è appunto così, la cosiddetta saponetta, mi si perdoni, insomma, la volgarità, la strofini, fai così, e poi uno pensa sempre che così basta per lavare le mani. Invece bisogna spesso, siccome ci sono dei batteri, bisogna fare così. Ammazzi tutti, l'ammazza batteri proprio. Però non so i problemi. Il problema non so i batteri adesso. Qual è? Il virus. Lo so, è il problema. E poi una volta asciugato. E poi il problema è che adesso c'hai le mani bagnate. E siccome mo aspettiamo che finisca la quarantena, a ciò che qualcuno faccia un tutorial su come ci si asciugano, io di solito faccio così. Era bello se te l'andrebbe toccare per terra nella polvere. Comunque, ragazzi, fate poco gli spiritosi, perché io sono sicura che voi non vi lavate le mani più di una volta al giorno. Fatela finita, su. Anche e quella meno, volta era quando meno. Mi facevate il bidet. Anche e dai. No, quello mai fatto, veramente. Io mi posso sedere stando in piedi.
direttamente. Tutti a dire, cioè io che sto in fissa e guardo sempre le unghie delle mani alla gente, ma tutti a dire, amo questa cosa di come si lava le mani, ma non ve le lavavate, su, su. No, che cos'è il famous grease? Mai lavate. No. Per questo è partito il virus, questo è il motivo per cui è partito il virus. Quelle se lavano in automatico praticamente. I rizzozzoni. Allora, no, a parte gli scherzi, una curiosità sul bidet. Pensa che nella nostra band Flavio è l'unico che un paio di volte se l'è fatto, se non sbaglio. Ah, ma no, il concerto. Ma come gli è scappato? Aveva un motivo impellente? Ma è una scommessa, no? È come quando ti fai i capelli rosa, praticamente, uguale, la stessa cosa. Sì, mi faccio il video. Quello che ci distingue dai francesi. Nel frattempo, l'hanno inventato loro. Ci stanno mandando i controselfie al 328-7948-796. Questo è il controselfie di Alessandro dalla provincia di Bologna, che ci saluta con questo gesto ampio sopra la testa. Ci fa piacere vedere questo gesto ampio. Mentre invece lui è James, che oggi. Da Torino, insieme ai suoi manga, che sono rappresentati dietro, quelli con le mutande di fuori, perché sono fondamentali, ovviamente. C'è la signorina con le mutande di fuori, che è fondamentalissima, e ci piace vederla. Allora, è il momento del vostro secondo brano. Questo è il vostro brano personale, tratto da Vintage, ok? Detto bene? Giusto? Vintage, perfetto, benissimo. Allora, si chiama I Love Cameriera. Questo... perché tutto questo amore per la cameriera? Da dove nasce questo brano? Chi lo presenta? Dite che prima era I Love Cameriera. Camerata, noi l'abbiamo cambiato. Sì, prima era Love Camerata, poi perché le esigenze l'abbiamo dovuto cambiare. Bene, bene, no, comunque la metrica è rispettata. È nato che uno di noi, non so se posso dire chi all'epoca, però in tempi. Fatto non c'è più. È uno che conosco. Sfondo. Eravamo in un ristorante e scrisse sopra la tovaglietta del ristorante I Love Cameriera, perché gli piaceva questa cameriera. Sì. E basta. Niente, poi da lì si chiamava Rosalba. Io avevo pensato che mi ricordava questa cosa dell'italo-americano, mi ricordava un po' Luis Prima, che aveva fatto un pezzo che si chiamava Angelina, che parlava appunto di uno che si innamora della cameriera. Ho pensato di scrivere una canzone che si chiamava I Love Cameriera, solo che l'avevo fatta in inglese con parole in italiano. Poi Andrea, no, aspetta, che vuol dire? Che vuol dire in inglese con parole in italiano? Cioè, che tipo d'amore? Amore, okay. No? Pizza, pie, cioè, esatto, un inglese, soprattutto inglese maccheronico con alcune parole topiche in italiano. Okay. La cosa che mi faceva ridere è che diceva pizza, ovviamente lo diceva in italiano, però mi ricordo che c'erano parole come tergiversare che rimanevano in italiano mentre restava in inglese. Però solo non era male come idea. Ci ha fatto notare che il nostro pubblico a stento conosce l'italiano, quindi abbiamo fatto il contrario, e quindi con Andrea abbiamo poi tradotto il testo da inglese con parole in italiano a italiano con parole in inglese. Ok. Quindi adesso si chiama I Love Cameriera ed è più comprensibile anche a un pubblico meno internazionale. E allora andiamocelo ad ascoltare. È il secondo pezzo che ascoltiamo dei Vazzanicchi oggi qui a Se Prima Eravamo in Due. Sono le 16:02. Avete sentito la genesi di questo disco che stiamo per ascoltare. E allora ascoltiamocelo e gustiamocelo tutti quanti insieme. I Vazzanicchi su Radio Cigliano con I Love Cameriera. Sono tornato dal lavoro. Ma quanto vi manca? Quanto vi manca di suonare adesso in questo momento, ragazzi? Cioè, c'è Carmelo, guarda, c'è Carmelo che vaga per la stanza per quanto gli manca praticamente. Ragazzi, ma voi durante le vostre serate, oltre ai pezzi vostri, immagino che facciate anche delle cover di brani. Principalmente che cosa, su quali cover vi puntate? 50-60 sempre. Sempre quelle? Su quali? Ah, su quali? Ho capito, 50-60 c'è di tutto, cioè, mai detto niente. No, diciamo Italia, che facciamo da Polanca, Elvis Presley, Jerry Lee Lewis, Chuck Berry, gli Isley Brothers, poi anche cose italiane, Kip 84, Rita Pavone, Vianello. Sono proprio localizzati, sono proprio localizzati i Vazzanicchi. Io tra l'altro l'ho visti suonare in piazza a Sanremo, sul palco che era stato organizzato. Immagino che quella sia stata un'esperienza scioccante. Valerio sta scivolando il telefonino, eccolo.
sia stata un'esperienza. Gigi D'Alessio, un casino. Come, scusa, non ho capito? Avevamo il set di Gigi D'Alessio e era improvvisata la cosa, quindi è vero. Gigi D'Alessio casino. Poi gli strumentisti di Gigi D'Alessio non erano d'accordo, quindi abbiamo usato il palco che era assemblato per Gigi D'Alessio. Quindi anche col settaggio dei strumenti per Gigi D'Alessio. Esatto. Suonava tutto destinato. Sì. Che figata. Tutto napoletano suonava. Però vabbè, spero dai. Che abbiate fatto anche Non dirgli mai. Vorrei sperare cover come tributo. Abbiamo fatto You Never Can Tell, che è la versione inglese. Avevamo il Napoli Tune. Avevamo. Senti, la situazione del clubbing a Roma, del suonare per locali, com'è? Parlatecene un po', voi che insomma siete dei protagonisti di queste serate. Di quale aspetto sei incuriosito? Come vuoi, ma guarda, di tanti aspetti della serie, cioè, allora, io so che principalmente abbiamo avuto molti gruppi che suonano per locali e la richiesta classica del proprietario del locale è quanta gente me porti, no? Classico. Te faccio suonare in base a quanta gente me porti. Per voi vale lo stesso principio? Oppure voi, insomma, ormai avete una fama tale che comunque avete più facilità a trovare serate. Scusate, comunicazione di servizio, non chiamate sul numero della radio, non il numero di telefono, fate la chiamata WhatsApp per intervenire in diretta. Chiamata WhatsApp, ok? Non sul numero della radio. Andate, chi rispondeva? Papà, non chiama, papà! No, su WhatsApp deve chiamare, su WhatsApp. L'ho detto. Com'è? Guarda, in realtà la verità è che noi non abbiamo mai capito qual è il nostro bacino d'utenza, perché ci sono delle serate in cui viene un sacco di gente, prenotati così, altre serate forse perché le promuoviamo poco, invece dobbiamo sperare che ci sia gente nel locale. Comunque abbiamo imparato un po' col tempo a fare una via di mezzo, quindi suoniamo in locali che hanno già molto pubblico, e quando invece sono locali che hanno bisogno di una maggiore pubblicità ci concentriamo un po' di più da un punto di vista della promozione. Però diciamo che negli ultimi anni, da quando abbiamo smesso di impegnarci come band, le serate vanno meglio, ci chiamano più locali e viene più gente. Quando invece volevamo dobbiamo fare il disco, dobbiamo far venire gente, dobbiamo curare la pagina Facebook, era sempre tutto difficile, si trovavano serate. Invece adesso, a parte la questione virus, è più agevole. Sì, non lo so perché. Però ci sono pochi locali a Roma, questo è vero. Aspetta che disannuncio il vostro brano. Vai, disannuncio. Iva Zanicchi, I Love Cameriera, in diretta su Radio Cigliano. Sono tutti pezzi del LP Vintage del 2013 che ascoltiamo, ma loro ci hanno detto che hanno qualcosa in cantiere, hanno qualcosa che stanno cercando di mettere insieme. E quando prenderà vita il progetto? Se c'è un cantiere, chiamate, perché io ho un'età ormai che comincio a guardare i cantieri, quindi insomma ditemelo perché. Attenzione. Quando uscirà il prossimo disco? Avete già delle date? Non ci siamo dati scadenze, perché abbiamo provato a lavorare tramite scadenze, ma uscivano delle cose forzate, quindi okay. In realtà abbiamo deciso di fare quello che esce quando esce. Non sappiamo, in realtà sicuramente uscirà. Ci dobbiamo vedere per registrare, quindi quest'estate. Infatti adesso non si può fare, anche se molti stanno facendo l'incisione dei dischi a distanza. Uno suona a casa e incide una parte, poi la manda all'altro che incide la seconda parte, poi la terza parte, e alla fine il disco esce fuori. Però insomma, forse è meglio farlo in studio, no? A sto punto. No, noi vogliamo farlo bene, sì. Sì, se no è una pecionata. viene brutto. 16:07 su Radio Cigliano, Iva Zanicchi, a Se prima eravamo in due. Tocca a me. Allora, lei è grande, ma è proprio grande anche di nome, perché è Ariana Grande, che si è unita a Zed nel 2014 per fare questo che forse è uno dei dischi che la caratterizzano di più. Lo ascoltiamo in diretta su Radio Cigliano, è il secondo pezzo della playlist di Alessio, da votare assolutamente Break Free. Veramente brutta. No, questa è bellissima. Mamma mia. Questa è bellissima. È agghiacciante da definire. Hanno fatto quel attentato, ti ricordi? Poi dura 3 secondi. Sì, non dura niente questa praticamente. È positivo. Cioè, dice, c'è una persona che mi sta scrivendo che sta provando a chiamare, ma non riesce. Su WhatsApp. Su WhatsApp. Chi è che chiama WhatsApp?
Aspetta che lo chiamo io. Che... Ho capito, lo chiamo io. Perché purtroppo la chiamata WhatsApp, eccolo qua, lo sentiamo. Tiziana avrebbe detto lo chiamo io, però. Pronto, chi sei? Ci senti? Allo? Ci senti? Pronto? Sono Richard Benson. Richard Benson, come stai? Che culo! Ciao Richard. Come Richard? Ho seguito la diretta qui su Facebook, su YouTube, di questi Vasanicchi. Sì, i Vasa. Hanno detto un sacco di cazzate, hai capito? Ma a che proposito? Richard, vabbè. È morto. Richard, io sto, scusate, c'è essere Esposito qui che mi dice di stare calmo, va bene, cercherò di stare calmo. Sì, sentito una storia che non mi sento di confermare, che questi Vasanicchi avrebbero smesso di fare concerti in virtù di questa pandemia. Ah, e invece? Io sto continuando a fare diversi concerti in tutto il mondo, semplicemente perché sono chiamato, a differenza loro, capito? Ah, va bene. Questi non li chiama nessuno e hanno messo in giro sta fake news della pandemia. Carmelo Avanzato! Schifoso! Avete tutti amici simpatici che mi vogliono così bene? Richard? Io sto bene, sono qui, sto scrivendo diverse canzoni, ho sentito l'influenza di Panella nel vostro repertorio musicale, l'ho sentito diversi giorni fa, e stiamo scrivendo roba, capisci? Some stuff, come dicono gli americani. Senti, un batterista che ci sentiresti di consigliare qualora Gianluca non volesse più suonare con noi, c'hai qualche nome? C'è il grandissimo John Macaluso, che io frequento da diversi anni, lui ha avuto modo di suonare con i Led Zeppelin, con i Pink Floyd, con i Queens, e io sono convinto che John Macaluso possa fare al caso vostro. Vabbè, allora i suggerimenti sono proprio in diretta, live, neanche a dire, sai, in camera caritatis, proprio avete tutto a disposizione. A me mi dispiace per Gianluca, perché lo vedo un po', come ti dite, te vedo un po' sotto. Grazie Benson, grazie. Amico, amico, dicono a Roma, amico sappiamo dove, quindi... Amico al maestro, hai capito? Bravo. Allora, Richard, aspetta un attimo che aspetta un attimo che disannuncio il disco, aspettate un attimo. Ariana Grande con Zed, Break Free, ma in questo momento abbiamo Richard in collegamento WhatsApp con Skype, abbiamo fatto un guazzabuglio di roba, non si capisce più niente qua, siamo pieni di piattaforme, ma stava dando dei consigli utili per il proseguimento della carriera dei Vasanicchi. Buca da quello che mi sembra. Sì, vabbè. Visto che è un dispensatore di consigli utili, digli un po' la carbonara se ci mette la panna. Ah, fai schifo, Richard. Io ho diverse persone che cucinano per me ogni giorno. Sì. Io in questo momento sto chiaramente con la mia compagna, mia moglie, Esther Esposito, e io non cucino, io ho diverse persone e so che loro non mettono la panna, usano il guanciale, ma in ogni caso a voi che cazzo me frega di come la faccio la carbonara? Questo no, non so parlare di musica e mi mette Ariana Grande. La ricetta del pollo era più, vabbè, per essere un po' pop. Tu sei, tu che influenze, avere il tuo momento di gloria, Richard. Richard, ma tu che influenze hai? Pop, rock, soul, da dove parte la tua arte? Io nasco con il progressive rock italiano, con il quale ho avuto un rapporto fortissimo. Io sono stato e ho suonato in tanti gruppi italiani, Le Orme, i Banco del Mutuo Soccorso. Eh beh, ottimo. Ho suonato anche con i Camaleonti, capito? Il buon vecchio Charlie. E io mi sono sempre sentito molto vicino al progressive rock. Poi è arrivato il metal capito, no? Capisci? No, io capisco tutto. Anche quello, dai. Io capisco tutto, però devo dire, quando poi sono arrivati gli indie e i trap, che cosa hai fatto tu? Qual è stata la tua reazione? Schifosi! Questi ragazzetti non sanno un cazzo di musica. Però... sono lì che cercano di fare i loro brani. Non però, vanno giudicati. Però Richard, io dico una cosa. Sì. Io posso dire una cosa? Dilla. Fabrizio, mi fai parlare, Fabrizio? Sì, vai pure.
Allora, io sono sempre stato a favore della concorrenza. Sì. Allora, se c'è sta il trapper, quello che fa musica così, musica del cazzo, devono esserci Vazzanicchi a fare da contraltare. Ah beh, questo è vero, è necessario. Allora io dico ai Vazzanicchi, basta andare a Viterbo per Madrigali, andate a Sanremo, cambiate la musica, capisci? E questo è un ottimo suggerimento che dalle frequenze web di Radio Cigliano rimbalziamo un po' a tutto l'establishment della musica italiana. Se ci ascoltano dovrebbero correre ai ripari immediatamente, no? Che dici? Ora Fabrizio, scusami ma devo andare, cioè Esther Esposito che mi sta chiamando, deve esserci un problema. Va bene. Esther, sto arrivando. Va bene. Io vi saluto, grazie per grazie avermi Richard, ospitato. Grazie Richard, grazie veramente. Schifo. Grazie Richard, grazie. Culo Richard. Vabbè, ma poi voi quando tornerete in radio dovete portarvi pure Richard, però è necessario, è fondamentale, è veramente fondamentale. Lui ci vuole bene da palestra, anche un video nostro, un vecchio video, cioè lui con la moglie. Ah sì, grazie di aver chiamato Richard. Quindi la moglie non è come il marito di Pamela Prati, esiste? Sì, certo. Essere Esposito, come no? Esiste. Io e Andrea siamo pure andati a trovarla alla regina di Natale 2 anni fa. Ah, perfetto. 2 Natali fa c'è la moglie di Richard Benson che molto spesso chiede sul serio, chiede aiuto su Facebook perché vuole che qualcuno l'accompagni da una parte all'altra di Roma con la macchina. Siccome era la vigilia di Natale, a me aveva mosso molta compassione, ho chiamato Andrea e ho detto vogliamo andare noi. Siamo andati, abbiamo scoperto che era in una, si può dire Andrea dove stava? No. Non si può dire? Cioè, è in un posto dal quale non poteva uscire. Meglio di no, dai. Ah, vabbè. E alla fine ci abbiamo provato a fare questo gesto, ma non è venuto bene. Non è venuto bene. Ha apprezzato molto sia lei che Richard. Poi ci ha passato Richard al telefono. Nel momento in cui Richard poi era stato poco bene, quindi immediatamente dopo. Ma chi è dietro in questo momento? Non sarà mica Richard? Ah, no, Richard. Mi sono sbagliato. Ce l'hai Richard? No, ce l'ho Richard, sì, ce l'ho. Se guarda, mi dai un secondo. Guarda, intanto sai che faccio? Intanto che lo cerchi, Alessandro, che carico? La 3 e vai con l'annuncio, perché sono sulla 3, abbiamo 11 secondi a partire da 3, 2, 1, adesso! Ma che cosa? La 3 dove devo dare il brano mio? No, è Alessandro. Alessandro, aspetta Alessandro, sei senza audio, Alessandro, puoi ricominciare? Lui si è separato da De Giornalisti, Tommaso Paradiso, ma lo vuoi capire? L'ascoltate in diretta su Radio Cigliano, è il secondo brano di Alessandro che potete votare alla fine. Adesso nei fuori onda facciamo anche un riepilogation della sfida di gusti e di tendenze. Ancora, ma ti piace tanto questo? Lo so, no, va alla grande. Niente, c'è un cazzo da mettere oggi. Non sapevo cosa. Non sapeva che mettere. Allora, mi mettete la gonna. La sfida di gusti e di tendenze di oggi è: cosa non vorrete fare più dopo questa quarantena? Fra la spesa affollata con tutta sta folla, tutta sta fila, tu voglio entrare direttamente nel supermercato. Oppure weekend a casa, ma è più un weekend a casa. Oppure cucinare. Tiziana è precisa, l'ha detto in tutte le puntate, non vuole più cucinare. Oppure Andrea dice i video aperitivi. Valerio la ginnastica in casa. Carmelo e non vuole più cantare o sole mio dalla finestra con tutto il condominio suo. E Gianluca non vuole più indossare calzini di lana, quelli che c'ha i piedi ormai da tempo immemore. E Flavio le pulizie di casa. Votate al 328-79-48-796 o sulla chat di Facebook. Bene, okay. Allora finito. Io vorrei sapere Alessandro Bianconi che sta a fa? Orbega. Beve comincia con Richard. Poi Alessandro Bianconi ti chiami come il cantante dei Baustelle, lo sai? Ma penso dai, che culo. I Baustelle li hai presente? No. Ce li presenti? Ci metti dentro le cose. Tiziana, ma tu fai tu devi passare Tiziana, tu devi passare tutti i tuoi pomeriggi ad ascoltare musica, non a fare cose, a pensare. Comunque ragazzi, posso dire una cosa? Oh, veramente io a questi gli davo una lira, sono pure simpatici, cioè mi stanno ammazzando le risate, no veramente, cioè guardate
Io ve lo dico, Tiziana comincia sempre così, poi vi comincia a chiedere il numero di telefono, va a trovare sotto casa. Io ho avvertito. Stalkerò, state attenti. Attenzione, attenzione che vi stalkerò veramente. Dovrebbe esserci anche Gianluca da Firenze. Vediamo se è sempre lui. Stiamo provando in tutte le maniere, ma qua non ci si riesce a parlare con Gianluca, perché o non mi sente oppure non mi risponde. Quindi, vabbè, ci abbiamo riprovato. Magari chiamerà tra un pochino. Che dobbiamo fare? Questo è il bello della diretta. Non funziona un cazzo e siamo tutti contenti di andare avanti in questa maniera. Allora, si vede sempre uno schifo? Sì, sempre uno schifo. Tiziana, guarda, forse è meglio così, però, perché se fosse nitida immagine sarebbe ancora peggio. Sarebbe un casino, sarebbe veramente un casino. Allora, abbiamo ancora un minuto sul brano lungo di Tommaso Paradiso che è uscito. Quindi, insomma, la vostra formazione è cambiata, perché ovviamente ci sta gente che entra e gente che esce, lo capisco, però poi è rimasta inalterata nell'anima della sua musica, della sua dialettica musicale, diciamo, giusto? Sì, abbiamo unito due super band, diciamo, abbiamo fatto la creme della creme di quello che girava in quella via in quel giorno. Proprio vi siete fermati in una via specifica? Ma poi già ci conoscevamo da prima, quindi è stato molto facile, era come continuare, non era tanto... È naturale, abbiamo dato il lavoro sporco a quelli che c'erano prima di noi. Ah ok, per esempio avete fatto fa da apripista, loro si sono presi le bucce di banana in fronte e poi voi siete arrivati, era tutto... Il frutto dolce. Tutto preciso, tutto, vabbè, avete fatto bene, giustamente ci sta qualcuno che deve fare da apripista e deve piasse le palate de merda in faccia praticamente, no? È fondamentale, è così, va bene. Alessandro, disannunci fra 12 secondi... Dopodiché vado col brano di Tiziana, lo mando praticamente... Vedi Tiziana quanto sono bravi loro che hanno tutte intro zero, devi imparare da loro, eh? 3, 2, 1... Tommaso Paradiso, brano appena uscito che si chiama Ma lo vuoi capire, già in testa a tutte le classifiche di gradimento e di vendita, era il secondo brano della playlist di Alessandro. Vi ricordo che questa sera alle 21 su Radio Cigliano c'è il Vintage Mix di Fabio Di Matteo, ascoltate buona musica mixata per un'ora e 20 su Radio Cigliano, dopodiché si torna in diretta con le trasmissioni giovedì alle 21, c'è la puntata dedicata al doppiaggio, dopo cena con, dovrebbe essere una puntata tematica, la organizzo fra oggi e domani, quindi lunedì troverete lo strillo sulla pagina Facebook Radio Cigliano Doppiaggio. Condividete questo video sulla vostra pagina Facebook se volete, è l'unica maniera in cui ci facciamo pubblicità, non abbiamo sponsor ma solo il vostro gradimento. E YouTube, siamo anche in diretta lì, anche su Instagram in questo momento, e c'è l'app Radio Cigliano scaricabile per iOS e Android. Radio Cigliano, la radio di quartiere estesa a tutto il mondo. Tiziana, tocca a Tia. Tocca a me, così me lo dici? Tocca a te, sì. Dunque, ci sono 29 secondi, sono tanti, quindi lancio. Era nella Rossana. E sono 3, 2, 1, è partito. Ok, perfetto. Allora, un altro brano con cui, diciamo, è stato lanciato questo gruppo, questa band che suonava prima con Vasco Rossi e poi appunto si è staccata Vasco Rossi e per fare questo primo brano che bisogna dire è andato anche molto bene. E loro sono, non lo so, neanche me lo ricordo, però il brano si chiama Alzati la gonna. E loro sono Steve Rogers Band. Ciao pure noi. è facile presentare la trasmissione, c'è un cazzo, so se avete notato, uno viene e va tranquillo. Mi ha distratto mia figlia, che c'è amore di mamma? Santa benedetta, sì amore, però siamo in diretta, che c'è? Vedi com'è tutto casalingo con questo Skype, praticamente, ma sarà casalingo pure qua negli studi, quindi vedrete che cosa tiriamo su qua, il nulla assoluto. Allora, ma voi avete mai pensato di fare qualche talent? Ne servono 2-3, va bene, perché sono fino a poco. Perché l'abbiamo fatti tutti. Ah, li avete fatti tutti? Andrea, dici, raccontaci. Abbiamo fatti Italia's Got Talent, così che Vales e l'altro come si chiama? Valeria, aiutami. X-Factor. Non ci hanno mandato in onda in nessuno dei tre. Ah, per questo non v'ho visti, perché immaginavo, ho detto, ma che è successo? Com'è possibile che fate musica bellissima e non è andata bene? Non lo so, le lobby fanno parecchio, tutti e tre, siamo incompresi. Visio ci votò contro. Ah, ecco. Vedi? Io avevo detto di non gonfiare il pacco, ragazzi.
davanti a Bisio. Ma tu fa parte degli anni 50, Carmè, però tu lo dovresti sapere. Sì, è vero, c'era il pacco in evidenza. Sì, sono musicista a Roma. E che ne pensate? Che ne pensate dell'excursus di una band attraverso i talent? Come la vedete voi? No, però no, Frank Matano è venuto a sentirci in un locale, è venuto, vedi? E ha pure cantato, sì, perché noi magari non veniamo apprezzati da tutto il pubblico, ma poche persone vengono a cantare al posto del cantante. Frank Matano ha cantato i Queen meglio di Andrea. Vabbè, comunque voi poi siete 5, quindi con tutti i parenti riuscite a riempirlo il locale, no? Sì, a voglia. I miei col Covid sono venuti a mancare. Direttamente, madonna mia. Niente, c'ha questa cosa andina, Andrea, che gli piace molto, questa situazione peruviana dietro le spalle che lo intriga peruviana, parecchio. Adesso la romanina è dove abito io. Romanina, dov'è Romanina, signora? Dov'è Romanina? Ma ragazzi, voi ci scherzate, ma non vi state chiedendo veramente i rom come stanno campando? No, hanno il semaforo davanti alla finestra, giuro. Oggi ne ho visto uno con la mascherina che svuotava i cassonetti, quindi aveva la mascherina. Continuano a lavorare. Allora non è cambiato niente. Vabbè, lavorano in sicurezza, giusto? Eh sì, certo. Ho capito, però solo quello possono fare, perché non possono rubare, non possono... Come fanno, poracci? Ma chi lo dice che rubano? Ora, vabbè, insomma, è un pregiudizio. È un pregiudizio abbastanza... No, io sono una studioso delle popolazioni varie, delle culture, quindi amo anche la loro cultura. Vabbè, giustamente. Loro e i baresi ama. Ma l'hai preso la metro A da Piazzale Flaminio a Termini? Ma che no, io la prendo fino a Tanagnina perché abito a Tanagnina. Fino a Piazzale Flaminio l'hai presa? Sì, no, da Battistina a Tanagnina la prendo sempre. Ah, ok, e lì ami lo mio. Stesso? Sì, vabbè, perché io lavoro con loro. Se io iniziato a suonare così, Tiziana, ecco, Tiziana, tutte corde di rame, Tiziana, a dare i soldi ai musicisti che suonano. I rom suonano del merda, dai, mo non possiamo, non si può dire che razzismo. Rubano il lavoro. Tiziana, devi disannunciare. 3, 2, 1. E questi erano i Steve Rogers Band con Alzati la gonna, un brano fighissimo che vi sarete sentiti dedicare un sacco di volte e praticamente niente, questi qua hanno pensato mo ci lanciamo un po' come i Vazzanicchi, no? Ci lanciamo, lasciamo Vasco Rossi, andiamo per conto nostro, così hanno fatto un successone che è durato tipo 2 mesi e poi arrivederci. Questa è cattiveria, dai, su, porca miseria, questa è cattiveria pure, anche perché i sogni non capito, possono... Ma suoni con Vasco, cioè, voglio dire, no, è stato un attimo, fai, fai i supporter Vasco pure Vasco. Era agli inizi, cioè, non è che... Vasco no? Compariva la cosa, certo. Sì, va a scomparire, è vero. Senti, chi è di voi che poi mette il prossimo brano e quale brano mette, che numero, qual è? Ci abbiamo l'intro 20? No, aspetta, l'intro 20, quindi la numero 3, chi è che ce la manda? Tiziana, hai girato il telefono? Stiamo parlando dei brani nostri o di quelli scelti da noi? I brani scelti da voi. Io l'intro 20 ho scelto, che sarebbe il brano 3 dei nostri, è un brano con il quale io uso accordare il basso, sì, che veniva accordato da un corvo che si chiamava Alfredo, un brano del 65, erano i nostri Electric Prunes, erano la parte acida dell'Italia che si arricchiva, e sono i Corvi con Ragazzo di Strada. Bella, ce l'andiamo ad ascoltare in diretta su Radio Cigliano. Vi ricordo che per votare le playlist potete votare la mia o quella di Alessandro o quella di Tiziana o quella dei Vazzanicchi e potete farlo alla fine della trasmissione quando avrete ascoltato tutti i brani. E adesso ci sono i Corvi, l'ha detto già Carmelo e questa è un ragazzo di strada. Questa mi hai sorpreso. Va a prendere una cosa da mangiare. Vai, questa mi avete un po' sorpreso. Piene due, vale, piene due. Sì, no, piena, poi porta pure. Ricordo,
No, questo mangio. Brano, la cover di Ivan Cattaneo nel suo lavoro più famoso Italian Graffiti, insomma, fece una cover di questo pezzo che poi tra l'altro è un pezzo che già aveva avuto successo all'epoca. Veramente un gran pezzo avete scelto, ragazzi. Bravi. Pensa, io non me lo ricordavo per niente questo di Graziani, assolutamente zero. No, Ivan Cattaneo. Sentite un po', allora vi lancio una sfida, una challenge. Io sapete che faccio doppiaggio e ieri ho cominciato a lavorare e mi hanno fatto lavorare, doppiare con la mascherina, che sembrerà assurdo, ma mi hanno fatto doppiare con la mascherina per l'unica maniera in cui si riesce a doppiare. Voi potreste fare un concerto con la mascherina, secondo voi? Anche il canto, sto parlando. Sì. Se può fare? Sì. Tranquillamente? Sì, abbiamo fatto pure in situazioni peggiori. Cioè, tipo? Anche pure degli Halloween con un cono da Ku Klux Klan in testa, con le banane in bocca. Avete fatto con tutto? Le banane in bocca, in cuore in bocca. Flavio De Novelli. Vabbè. Flavio era quello che a scuola veniva sempre tirato per le orecchie. Strano, vero? Strano, vero? No, quindi si può fare, quindi volendo si potrebbe anche potreste fare il primo concerto Covid. Io ve lancio quest'idea. Primo concerto Covid che ha la mascherina. Secondo me lo faranno così tanti gruppi che sarà contro tendenza essere l'unico gruppo che lo fa senza. Ah, a quel punto sarete senza. Sì. Perché appena ci sarà lo sblocco, che tra l'altro per quanto riguarda i live se ne parla addirittura forse a dicembre, quindi a Oglia, come per i teatri, come per i cinema. Valerio, la voce che Valerio, scusami, che Gianluca ha mandato in giro, che chi ha la maschera di Decathlon potrà suonare per primo, quindi se è comprato quella. Da sono finite però, mi sa, vero? Ho comprato tutte. Hai comprato, fatto l'incetta. Ci sta un nostro amico che al 3287948796, non firmandosi, quindi anonimo amico o amica, dice, amica, vedo che è una femmina dalla fotografia, ma aspettate, prima disannuncia Tiziana, poi vi faccio la domanda. Tiziana, anzi no, scusa, Carmelo, vai! Disannuncia. Eccoci, bentornati con questo bellissimo brano del 65 che ci ha fatto sognare. Siete qui con noi, Vazzanicchi, a Radio Cigliano, e vi lascio con i nostri presentatori. Grazie, grazie Carmelo. Questa nostra amica che non si firma dice... Me l'ho scordato, scusate. Ma i Vazzanicchi, in questi giorni di lock, di chiusura, stanno scrivendo pezzi nuovi? Io avevo iniziato. Sì. Sì. Ho scritto una canzone su uno che si mangia il cibo per cani perché è innamorato. Ah dai, Sì, ma proprio pittina. Ma questa mangiava strina, vale? Una strina, no, Valerio, sì. Valerio si è andato a fare botta di coca, poi è tornato con una barretta per coprire. Io mi ero da piancucciolone. Buono il cucciolone. No, vabbè, però non potete fare così, non potete fare così perché ci fate venire. Sì, guarda, io ho scritto una canzone su uno che mangia cibo per cani, perché si innamora di una ragazza, allora inizia a mangiare cibo per cani, però non c'ha senso. E poi mi sono ricordato che ricorda una canzone di Flavio, del vecchio gruppo, che diceva mangio solo miele quando sei qui con me. Solo che nella prima uno mangia cibo per cani, ho pensato che l'idea era la stessa, però col cibo per cani. Però quindi l'hai archiviata? Io, ragazzi, non finisco più di scrivere cose, perché poi non facciamo le prove, quindi... Le scrivo, me le dimentico. No, ma infatti immaginavo, ci sono alcuni cantautori che prendono, si appuntano le cose sul telefonino, poi si mettono là, strimpellano, suonano quattro accordi e poi lì regalano agli altri della band che fanno gli arrangiamenti. Voi come ragionate dal punto di vista degli arrangiamenti? Cioè, li fate uno oppure è un processo condiviso tra di voi? Come funziona? Parte sempre da un'idea, chi ha l'idea più forte la porta, la mette in piazza e la miglioriamo insieme. Ovviamente ognuno col suo strumento ci mette qualcosa in più, e c'è chi ha un po' più di esperienza con gli arrangiamenti e con i suoni, che cerca di metterci qualcosa di più grande. Quindi in realtà è un flusso condiviso, diciamo. La cosa più importante delle canzoni è, come al solito, il rischio di dire sciocchezze, è l'idea. Quindi quello che aspettiamo veramente sono sempre le idee buone. E questo riguarda sia i live che i pezzi da studio, cioè comunque li arrangiate tutti quanti insieme? Nei live, in realtà, la cosa bella, credo, dei Vazzanicchi è che ogni live è abbastanza diverso, perché cerchiamo di capire chi abbiamo davanti. Infatti di solito i primi 4-5 brani restano un attimo con un sopracciglio alzato, mentre quando
capiamo come affondare, non c'è veramente. Fichissimo. Quindi la scaletta, la scaletta. Molti brani, ad esempio, li improvvisiamo anche guardando Instagram delle persone che ci seguono, gli confischiamo il telefonino e Valerio ci fa delle descrizioni. E poi anche magari qualche appuntamento c'è fuori, perché può essere, no, Valè? Ma chi scopa di più? Cioè, dopo, diciamo, normalmente dopo il concerto. Gianluca convive con la ragazza, quindi penso lui. Con quale parte del corpo? Dipende. Poi puoi assottigliare la domanda. Io faccio le pulizie, quindi scopo. Ah, dopo scopi? Perfetto. Scusate, ma qualcuno di voi tromba, nel senso, la usa? Suona anche, avete anche questo strumento o è sintetizzato? Guarda, non si può dire in videochiamata perché abbiamo tutti le fidanzate. Ah, ok, va bene, quindi questa è una cosa che dobbiamo dire. Poi dopo, quando andiamo nei fuori onda veri, magari ci dite, ci fate un resoconto preciso. Mi mando uno screen. Va bene, mi mandi uno screen. Allora, le 16.33 su Radio Cigliano, se prima eravamo in due con i Vazzanicchi, ha fatto uscire adesso il suo ultimo pezzo. È uno dei pochi artisti che hanno fatto uscire pezzi durante il lockdown che c'è in... sì, veramente non sono tantissimi. È una ballad un po' in controtendenza con il suo essere, con il suo scrivere. Lui è Achille Lauro con Go Tribe, questo è 16 marzo. Grande. Te ne vai come non fosse... Vi raccontiamo anche che noi abbiamo fatto delle prove con Achille Lauro, perché l'altro festival noi non sapevamo mai chi veniva e chi no in trasmissione, quindi in realtà dovevamo rimanere aperti come gruppo e poter suonare con tutti, e a me ha fatto un'ottima impressione Achille Lauro, in realtà non me l'aspettavo. Sei una persona sincera, tranquilla, non... Ma voi avete suonato i brani vostri? E Casa Cigliano? Anche. Uno o due l'ultima solo. Serata, l'ultima serata sì. Io in realtà non suonavo quasi mai. Non le ricordavo. L'ultima serata ti ho visto correre dalla poltrona dove stavi fino alla tastiera, perché ti sei messo a suonare. Proprio è stata una corsa spasmodica quasi. Dovrebbe esserci Francesco da Milano al telefono. Ciao Francesco. Ciao ragazzi, come state? Bene, tu come stai? Ciao. Bella Fra. Sono giù qua col cane, c'è un bel venticello. Ah, vabbè, bravo. Non essere giù, se stai col cane devi essere... Devi essere su. Guardi dietro, le vedo. Attenzione che scendere il cane può essere un'arma a doppio taglio se il cane poi te sbrana, perché può essere che non ne può più discendere. Ma per... è buona come il pane. Ti hai mangiato tutte le crocchette. È buona come il pane. Ah, è buona, va bene. Senti... Pensa a noi che stiamo con Tiziana, Ci abbiamo Tiziana noi francesi, quindi insomma abbiamo comunque la nostra croce, ce l'abbiamo. Senti un po', quanta gente vedi? Ti sento bene, aspetta. Perché c'è il vento qua. Ah, vedi? La comunicazione va e viene. Ma mi senti? Niente? Senti? Sì, te sento un po'. Con il cuore, con l'anima e col corpo. Beh, vabbè, questa è proprio una dichiarazione di affetto per Radio Cigliano che ci piace tanto. Senti un po', ma invece quanta gente vedi per strada? Soliti 2-3 persone con le mascherine, basta. Vabbè, quindi il lockdown sta funzionando anche da te, come sta funzionando un po' da tutte le parti. Va bene, sono contento. No, scusate, ma non sta funzionando. In Lombardia continuano ad aumentare i contagiati, quindi non sta funzionando. Tiziana, in Lombardia e Piemonte non sta funzionando. Sentirti. Ricordatevi che se parla lui è inutile parlarci sopra, perché lui non ci sente, quindi dobbiamo sta zitti se parla Francesco. Tiziana, t'ha appena detto Francesco che è bello risentirti. Oh, Francesca, grazie. Hai capito Alessandro Bianconi? Hai capito Alessandro Bianconi? Alessandro Bianconi sta bevendo il whisky, quindi è completamente assorto. Senti, ci sono i Vazzanicchi, ma tu li conoscevi i Vazzanicchi, Francesco? Ah, no, mai avuto il piacere di sentire. Vabbè, vedi? Sono con l'app, mi sono connesso adesso, quindi non sto seguendo la diretta. Non lo sapevi, quindi... però insomma, ti facciamo scoprire. Piacere di conoscervi, o conoscerti. Sono cinque. Sono cinque e ti sto anche dando un indirizzo che tu puoi andare a vedere, è la pagina Facebook dei Vazzanicchi, la sto facendo vedere adesso, poi te la vai a vedere tu, scarichi, mi recupero tutto. Bravo, se la recuperi questa qua puoi andare... Puoi andare a fare andare a vedere qual è la loro poetica, la loro tematica, la loro musica, e ascoltarli e vedere anche quando sono in concerto, quando si riprenderà. Francesco, noi ti salutiamo, grazie per la telefonata. Ciao, così Francesco. Vado a disannunciare il brano. È sempre un piacere a tutti quanti. Ciao Francesco, a presto, stammi bene. Ciao. Un abbraccio. Allora vado a disannunciare il brano un attimo solo. 16 marzo, Achille Lauro con Go Tribe in diretta su Radio Cigliano, il terzo pezzo di Alessio, ma tocca ad Alessandro. Io nel frattempo, Go Tribe.
i Goat Tribe. Nel frattempo io, mettendovi questa basetta di Sanremo che sicuramente apprezzerete perché la vostra presenza a Sanremo è conclamata, chiedo ad Alessandro qual è il brano, che numero? Numero 2. Vediamo quanto hai di... c'hai 9 secondi a partire da... L'hai aperto il microfono, Alessandro? Sì, aperto, aperto. 3, 2, 1, è partito! Allora, questo, visto che parlavamo di rap trap, questo è un rapper trapper, il brano comunque non è tra i peggiori, lui è Random e questa è Chiasso. Chiasso. Chiasso, che è una ridente località, no, una ridente località svizzera. Sì, è al dedicata confine, alla località svizzera. Al confine con l'Italia. Abbastanza. Oddio, chi è? Chi è lì? Chi è lì? Chi è? Chi ti sei portato, Flavio? Qua c'è il cane, è venuto a trovarmi. Chiesto, anche qua. Flavio ha chiesto un cucciolone, gli hanno arrivato. Esatto, è arrivato il cucciolo. Grande, bravo, bravo, è così che si deve fare. Bene, allora vediamo se adesso Gianluca ci sente. Gianluca, mi senti? Sì. Ancora! Ora ci sente, ora ci sente. Ci siamo. I nostri sono aficionados, poi finché non telefonano, gli erode. Grande. Gianluca, come stai? Bene, bene. Prima non riuscivo a sentire, praticamente al posto della tua voce uscivano tipo dei gracchi stranissimi. Dico, ok, non funziona qualcosa. Era proprio la sua voce. Era proprio la mia voce che ha delle armoniche un po' complicate da decifrare a volte. Certo, bisogna mettere. Vedi, c'ha l'armonica ce l'ha Valerio in questo momento. Bella, allora puoi fare tipo Blowing in the Wind, c'era l'arrangiamento quello tutto con l'armonica, no? Armonica and the Whisk. Attenzione che quella te si ritorce. Rischia di ritorcerti sì, contro assolutamente. Gianluca, come procede a Firenze? Procede bene. Allora, domani è il mio compleanno. E quindi oggi mia mamma mi ha fatto una bella torta col cacao, una ciambellona, molto buona. E siamo contenti di questa cosa. Sì. Hai fatto crollare Flavio mentre dicevi la torta al cacao, non ho capito che è successo. L'altro giorno era il compleanno di mia moglie e non l'ho ammazzata. Pensa che bel regalo. Sì, è un regalo importante il tuo. Allora, io ho una domanda per i Mazzanicchi e pure quello di Tiziana, è vero? Pensate, Tiziana e mia moglie festeggiano il compleanno lo stesso giorno. È incredibile. Che disgrazia. Quindi sei doppiamente contento, giusto? È doppiamente contento Alessandro, dice. No, dico le due persone che mi stanno più sui coglioni al mondo festeggiano il compleanno lo stesso giorno. Doppiamente contento questa cosa. Doppiamente contento. Allora Gianluca, so che tu hai una domanda per i Mazzanicchi, ma prima di fare la domanda, attendi un attimo che Alessandro va a disannunciare il brano, dopodiché siamo tutti per te. Alessandro, sono 3, 2, 1. E questo era Random, brano del 2019, Chiasso, terzo brano della playlist di Alessandro. Siamo a Se prima eravamo in due con i Mazzanicchi, ma anche con Gianluca da Firenze, che ha proprio una domanda per i Mazzanicchi. Ti lascio il microfono. Allora, io volevo sapere, così una curiosità, non visto che voi siete un po' anche di ispirazione rock, no, avete detto rock and roll e quant'altro, se avete mai pensato di... e se non sbaglio siete di Roma, no? Sì. Sì. Di arrangiare gli stornelli romani in versione rock. Wow! Beh, hai capito? Guarda, abbiamo fatto anche di peggio, cioè abbiamo fatto il brano di Richard Benson, Madre Tortura in rock and roll, cioè anche su YouTube. Quindi in realtà... Ce l'avete posta idea? La domanda è intelligente. Ma la risposta è più stupida. E poi la seconda cosa è perché il brano Nunzia avete scelto di masterizzarlo in mono? In mono? Significa? Nel senso che l'ho mandato. Tu sei di Firenze, vero? Sì. Sì. Allora vai in mona. Quello però è Veneto. Senti un po'. Devi risparmiare, tanto le orecchie sono due, ma si assomigliano se vedi allo specchio. Quindi bastano.
ne basta una per due che fa sempre uno. Ma nel senso che l'ho mandato in mono alla radio? Ho fatto no, questa cosa? No, quello su YouTube che ho visto è sempre in mono. Poi il secondo l'hai mandato in stereo, quindi no, credo sia proprio così il brano. È più vintage. Ah, c'ha questa... secondo me per il fatto dello stile anni... No, gli anni... Ha un po' un genere che ricorda gli anni 60-70, forse per quello. Ho ma pensato. È stato un caso, è stato un caso. Ah, vedi? È uscito così, no. È uscito così senza motivo. E poi adesso perché quando Tiziana disannuncia un pelo meglio secondo me, perché questa cosa c'è un trucco che ti consiglio, sì. Quando Alessio ti dà 3-2-1 te non partire dopo l'1, parti dopo il 2. No, è il contrario, è il contrario, devi aspettare, perché io aspetto a lanciare il brano. No, no, il disannuncio, non l'annuncio. Ah, il disannuncio, disannuncio. Hai capito che ti ha detto? Vabbè, ho capito, lui è quello che è in vacanza che lavora in radio, vero? Sì. Lui è tecnico, anche perché fa un po' il vostro mestiere, comunque suona anche lui, anche se adesso sta facendo, lui era uno di quelli che sta facendo i progetti con gente del Canada, americana, brasiliana, che gli mandano i pezzi delle canzoni, le assemblano insieme e poi ne fanno. Adesso lunedì facciamo ci incontriamo e facciamo forse un tango argentino, adesso vediamo. Ah, va bene. Ah, quelli bene. Che hanno i soldi, che possono fare pure dischi in stereo. il mono costa meno, diciamolo, dai, è sicuro. Sì, perché è uno moltiplicato due, tu ne paghi per uno e poi moltiplichi sì. LR. LR è sempre un disastro, è sempre un casino. Gianluca. No, ma io apprezzo Andrea che è passato dalla foto di Mario Brega alla salamella romana, un genio proprio. Tutti geni, grandi, la salamella romana. Ora mi ascolterò sicuramente il disco. Adesso vado a vedere nelle piattaforme digitali. Sicuramente vi trovo. Ho visto con no, 2K. È solo su YouTube. Il disco. Hai capito? Siamo proprio vintage. Controcorrente. Infatti questa era una domanda che mi ero preparato, ma ve la faccio appena saluto Gianluca sul fatto che non state sulle piattaforme. Gianluca, senti, noi ti salutiamo perché siamo un po' stretti e dobbiamo andare a finire la musica. Ci sentiamo presto. Io sarò curioso di sentire i tuoi doppiaggi con la mascherina, Alessio. Poi c'è un plugin che mettono nella console che dice che toglie questo velo della mascherina, quindi che ne so. Vedremo come funziona, vedremo come andrà. Grazie Gianluca, un abbraccio. Ciao, grazie. Ciao Gianluca. Allora, a chi tocca non si ingrugna e tocca a Tiziana? Tocca a Tiziana. Allora, vado controcorrente io. Io voterei la playlist di Tiziana solo per questo brano. Perché Valerio non brano, ti premedi, tira su. È un brano clamoroso. Allora, Tiziana, sono 3, 2, 23 secondi a partire da adesso. Allora, il mio prossimo brano, come diceva Alessandro Bianconi, è veramente un brano fantastico, tant'è vero che è stato utilizzato praticamente da tutti per farci le loro la base di nuove canzoni e continua a essere utilizzato. Lui è il grandissimo, l'immenso Sting, che ve lo dico a fare, e questa è Shape of My Heart. Mai sentito. Ma questo è l'originale, cioè basta che capito, tutti che copiano, tutti che penso sia proprio la base, no, copiano, proprio la utilizzano, la base più utilizzata sulla faccia della terra. Adesso lì vedo Andrea che c'ha una foto nella sua fase talebana. No, è lui nella fase talebana. C'ha la fase talebana. Talebana dalle figlie. Allora, Carlo ha mandato il controselfie al 328-7948-796. È recluso a Limone Piemonte, non può tornare per il lockdown a casa sua. Lavorava lì, gli hanno chiuso il lavoro. Sta bloccato là da solo come in cetriolo dal 10 marzo. Speriamo che si sblocchi presto. Veramente, siamo tutti con te. E poi c'è anche Ignazio che ci segue. Da Palermo, grazie Ignazio, anche lui ha mandato il controselfie al 328-7948-796. Allora, da quanto ho capito, non avete una grande propensione per la digitalizzazione delle vostre opere, vero ragazzi? No, è che non sappiamo come si fa. Ha parlato Flavio ha parlato poco. Flavio, perché non siamo su Spotify? È un mugolio che dice tanto. No, Gianluca, dice, aiutalo, dice tantissimo. Dategli la mano. Non aggiungerei altro. È proprio Scusate.
Adesso siamo anche su Spotify. Quindi insomma, vi piace toccarlo con mano, vi piace il disco, vi piace, no, il disco dico, vale. Vi piace mettere su qualcosa di solido, va bene, le sto preparando tutte. Nella fessura. È in pizza, stai. Sì, qui l'ho trovato. L'hai trovato Vintage? Aspetta, vediamo un attimo se parla un po' che va in onda, perché chi parla va in Valerio onda. Valerio consiglia sempre di comprarne due. Ah sì? Io consiglio sempre di comprarne due, così uno lo senti. No, è questo il... Perché è questo il disco. Perché si deve tenere incartato, giusto? È quello la... Incartato. Se ce l'ha incartato vale di più. Eh sì, infatti questo qua, non so se si vede bene tramite Skype, ma è incartato. Ah, va perfetto. Nel cellophane. Quindi questo... È uno dei pochi rimasti invenduti, a parte gli scherzi. Non so se vede, qua lo vede. Vedete scritto storto o lo vedete scritto dritto. Mi sa che lo vedete scritto dritto. Dritto lo vediamo. Ah, ok, è questo qua. Ci siamo noi disegnati su delle uova, però... Un po' pasquali, diciamo come... Un po' pasquale come situazione. Come noi. Vabbè, niente, noi aspettiamo veramente con ansia che ci sia una vostra nuova pubblicazione di dischi, ma quindi non ci avete pronto niente? Proprio nulla? Già messo di studio? Io ho quasi... quella sul cane di Valerio, se la finisce. Se la finisce. Abbiamo un brano sul cane che mangia tutto perché è innamorato di Valerio, ma... Dobbiamo cambiare testo. Dateci un tema e scriviamo una canzone su quello. Ah, vabbè. Alessandro, sentitevi in privato con Alessandro, ve ne funziona. Fornisce 30. Mi dedicate una canzone a me, che nessuno mi dedica una canzone. No, adesso qualcosa di bello, però. Sì, appunto. Più bella di me chi c'è? Mamma mia, è tutto molto così in divenire, tutto un happening, veramente non sappiamo come gestirla tutta questa voglia di bello che c'è intorno a Tiziana. Altre cose, ho visto che avete fatto apparizioni in diversi film, mi ero appuntato qualche cosa. Ma in che film? Io non lo so, tipo? Ditemi un film. In realtà, d'occhio le storie tese. In realtà è una canzone Cicciolina Mondiali. La fiction è una canzone a te, è stata già dedicata, ricordo il famoso pezzo dei Pandemonium. Parliamo dei pezzi. Fai schifo sempre. Lo ricordo perché... Aspetta, va che deve disannunciare Tiziana. Sei pronta? Sono... Attenzione, 3, 2, 1, via! Allora ragazzi, questo era un brano veramente meraviglioso di Sting, che è Shape of My Heart, 1993, riutilizzato, che secondo me sarà ancora riutilizzato a lungo come base, perché è veramente veramente bello. Vazzanicchi, la playlist, perché me lo merito. Vazzanicchi, tra la 1 e la 4 che cosa volete mettere e chi la presenta? Allora, presento Flavio, che numero? La 1 o la 4? La 4. Flavio, la 4. Allora, prima però di... Perché mica è così facile. Prima però di farvi fare la... di fartela presentare, facciamo il riepilogo delle canzoni che abbiamo passato finora. Alessio ha passato Gazzelle, Ora che ti guardo bene, Ariana Grande con Zed, Break Free e Achille Lauro con Grow Tribe, 16 marzo. Alessandro ha passato Vistone con Tony G.Y., Astronomia, Tommaso Paradiso, Ma lo vuoi capire, e Random con Chiasso. Tiziana ha passato Francesco De Gregori con Rimmel, Steve Rogers Band con Alzati la gonna e Sting con Shape of My Heart. E i Vazzanicchi cosa hanno passato finora? Io mi sono trasformato in DJ e ho passato Ragazzo di strada dei Corvi. Poi c'è stata Great Balls of Fire. Oh, chi è? Scusa. Io Balls of Fire di Jerry Lee Lewis. Hey! E adesso c'è Flavio, anche tu a intro zero, quindi fai la tua presentazione, poi dici lancia il disco e io lo faccio partire. Allora, era il 1959, no. E gli Isley Brothers, ma che... annunciavano questo brano che si intitola Shout. Basta. Carmelo si è addormentato. Allora, Carmelo è stato colpito dal Covid fulminante o si è addormentato? Aspetta, scegliete. La vede? Non lo vedo più. Carmelo si è addormentato? Carmelo si è addormentato. Covid è difficile perché pare che non sia recidivo. No, ce l'ha già avuto? Sì, due volte. Sì. Ah sì, sicuramente. Una sicuramente nel backstage dell'altro festival. Là girava di tutto, mi sa,
No, ma sì. Sul serio che almeno ce l'ha lì avuto, ce l'ha avuto davvero. Stava male. C'eravamo una fame. Ma vi facevano, vi facevano mangiare Aldo là dietro? C'era. Sì, c'era il bancone. Ah, beh, c'è stava, meno male, perché io invece una volta sono andato in Rai a fare una cosa e c'era niente e ho detto, vabbè, come li trattate i vostri ospiti? No, ma noi siamo importanti. Lo so, è vero, noi avete fatto una cosa importante. Comunque, bella Alessio! Esperienza. Alessio, senti, ma com'è andare al lavoro in 5 minuti netti a Roma? È molto bello, anche se io ho fatto, pensa, ho fatto il raccordo, dove andare a San Giovanni, ho fatto il raccordo invece che fare la città, proprio per non avere, per non trovare posti di blocco. Però ho visto, no. È fantasma la città, è pazzesca, è spettrale, è tutto chiuso, sembra una domenica di ad agosto. Non è bello, non è bello. Cioè, dicevano è tutti, particolare. No? È come tu, Roma così la più o meno la puoi vedere in agosto. Però in compenso ti puoi andare a prendere il gelato alla romana, insomma. Sì, quello invece sì. Adesso... Però siccome io a prendere il gelato alla romana non ci vado, è agosto, sto chiuso dentro casa, per me è sempre uguale, non è cambiato nulla, veramente. Ecco, quello che voglio dire è questo, cioè adesso è proprio triste, cioè quando è piena di marmellata di macchine, effettivamente è veramente improponibile. Però adesso a me non, così non piace. Ti mette tristezza? Ti mette tristezza? Vabbè, sì. Lo so, che dobbiamo fare? Purtroppo dobbiamo stare così chiusi, adesso vedremo come riapriremo, però come dicevamo sicuramente la gente di spettacolo come i nostri amici Vazzanicchi oppure gli attori e tutte queste cose è un problema serissimo. È un problema serissimo sì. Perché poi ci stanno io parlo degli attori ovviamente, ci stanno le star che se ne fregano e stanno a casa, ma ci stanno tante maestranze, ci stanno tanti attori che fanno piccoli ruoli e che lavorano di scritture giornaliere o di scritture mensili e là è un problema grave, ragazzi. Ci sarà il vostro mitico Empulse che vi darà che cos'è? Tutto ciò di cui avete bisogno. Empulse, non si chiama così, la cassa di previdenza degli attori, degli artisti. Ma è mainstream, noi non siamo mainstream. Non esiste più. Ex Empulse, anzi grazie che mi hai ricordato che devo fare una cosa. Devi andare a prendere i diritti? Devi fare la SIAE? No, devo compilare le cose. È la terza volta che prende 600 euro lui. Ah sì? Tre volte l'ha presa. La compilata come Lundini Valerio, una come Valerio Lundini e una come Lallo. Ma senti, Valerio Lundini, ma che sei parente di Federico, il musicista che scrive musica per spot pubblicitari? Per il nonno. Federico Lundini si chiama? No, Landini. E lui è Lundini. No, tu sei Lundini. No, vabbè, Tizia, io non lo so. Allora sei Lundini. E che sei parente del sindaco di Marcellina? Sì, esattamente. No, non ci voglio credere. In Campania sì. Marcellina è casa dei miei, tutta la mia famiglia, cioè dalla parte di mio padre sono il sindaco di Marcellina e mio zio. Cioè, un mio... raccomandato. No, è mio, peraltro. Secondo te perché sta in radio? Perché è raccomandato, perché c'ha la raccomandazione politica. Vabbè, quello. Il sindaco di Marcellina. No, dove ambientare il primo film, dall'altro. Come conosci Marcellina? Ci ho lavorato, ho fatto il piano di emergenza comunale di protezione civile per Marcellina. Ah, ok. Marcellina pane e vino. Marcellina pane e vina, certo, pane e vina assolutamente. Allora andiamo a disannunciare Flavio il brano, ti do un 3-2-1, dopodiché andiamo con il vostro brano che è quello che mi piace di più. Quello che mi piace di più, che è Tappa Bughi. Aspetta un attimo, 3-2-1. Erano gli Isley Brothers con la grandissima Shout del 1959. E queste sono le estrazioni musicali dei Vazzanicchi che sono oggi ospiti ed è loro il prossimo brano. Allora, questo mi piace da morire, anche perché è spettacolare, veramente. Il titolo è spettacolare, ma anche è spettacolare l'esecuzione. Io l'ho visto in esecuzione, se non mi ricordo male, anche proprio nel palco fuori a Sanremo, giusto? L'avete fatto anche lì? Sì, l'abbiamo fatto in trasmissione. L'abbiamo fatto anche fuori, al dopo festival. Fuori, dentro, l'ho visto un po' da tutte le parti. Allora, com'è nato questo brano con questo titolo evocativo ma che c'entra il bersaglio immediatamente, secondo me? Vabbè, perché nella musica anni 50 è tutto un florileggio di brani che si chiamano qualcosa Bughi. Non tanto la musica anni 50, ma anche in quelle che poi sono state le derivazioni negli anni 80, negli anni 60 e 70, quando hanno fatto il neo rockabilly. C'erano un centinaio di pezzi che si chiamano appunto Polka Boogie, Referbilly Boogie, Saturday Night Boogie. Cioè sempre così, il giro d'accordi è sempre quello di un boogie-woogie, quindi un giro blues
più veloce, più rock and roll, e da lì ho detto perché non mettere anche noi il nostro tassello in questa tradizione di pezzi fondamentalmente tutti uguali tra loro. Sì, e così abbiamo fatto. Vabbè, si chiama Tappa Buti, così abbiamo usato questa cosa anche come pretesto per una simpatica butade. Tra l'altro sono tutti uguali, però se vai a sentire adesso i latini, queste veramente hanno la base tutti quanti uguali, quindi sono corsi e ricorsi. Questo è un brano che vi consiglio di ascoltare, quando l'ho ascoltato mi ha messo un sacco d'allegria, ma è veramente un pezzo fichissimo, so bravi, e andatevelo a prendere su YouTube dove trovate tutta la loro discografia, i Vazzanicchi con Tappa Buti su Radio Cigliano. Vabbè, era quella la maniera di essere. C'è un amico che Daniel da Roma, che immagino che conosciate, perché fa questo, si mette insieme a voi nella vostra fotografia di copertina praticamente. Si unisce a voi. Grandissimo Daniel. Sì. Ed è una breaking news. Non è di Roma, è di Cori. Ah, di Cori? Sì. Di Cori. Ed è una breaking news, Andrea, veramente. Sì, non è di Roma, cioè, è di Cori. È una breaking news. Questa. È una breaking news, esatto. È una breaking news. Non è di Roma, ma è mentre invece, ma non ho capito, appunto... ma non avete la pagina Facebook che volevo andare a mettere mi piace? Sì, certo che c'è. Scrive Vazzanicchi. È l'unica cosa. Ce l'avete su Vazzanicchi? Tiziana, sì, eccola, guarda, te la faccio. Guarda la video. Perché va scritto così, non come hanno scritto. Guarda la video. Male, guarda a me, Tiziana. Allora, poi gaffa, Tiziana. Come si scrive? VAZZANIKKI. E questo è tutto. E questo è tutto, grazie. Grazie. Vazzanicchi col K. Mamma mia, ma sta scritto. Alessio, sulla tua scaletta c'è scritto con la C. Sei cretino. Ah, l'ho scritto con la C, è vero, c'hai ragione, ho scritto male pure io. Però qua l'ho scritto bene, guarda. Qua l'ho scritto bene, non hai guardato mai il video che stiamo trasmettendo in questo momento, perché a video è scritto bene. Lo vedi? È strano che l'abbia riscritto male una volta, non è un problema. Vabbè, che vedevo dire? Succede mai. Chissà eccomi perché... qua. Ah, vedi? Sulla segreta l'ho scritto male, hai ragione. Questo brano è un pezzone veramente. Che sì, com'è com'è stata l'accoglienza di questo brano? Vi è piaciuto? È uno di quelli del vostro hit di riferimento? Come funziona? Ah sì, piace, lo facciamo sempre in chiusura, quindi sembra che vada bene, perché se la serata è andata bene, di riflesso sembra che vada bene anche grazie a questo brano, però non è detto. No, comunque sì, è quello forse più intuitivo anche a livello musicale, quindi non che gli altri siano pezzi prog, però questo è quello proprio più ballabile che abbiamo. Ma comunque l'interesse di metterla su una... Andrea è meraviglioso. L'interesse di metterla in una piattaforma, i vostri brani ancora non ce l'avete veramente, no? Perché guarda, poi... appena scopriamo come si fa, perché no? È che non l'abbiamo mai fatto, non ci siamo mai interessati a farlo. Però... perché poi prima ascoltarlo... di accettare i termini di condizione è lunghissima, no, sono 12 pagine. Poi li devi tradurre dall'inglese, è complicato anche quello, perché sono scritti in inglese, è incomprensibile. Legalese e inglese, pensa che casino. Vado a disannunciare il vostro brano. Tappa Buti, Vazzanicchi in diretta su Radio Cigliano, è l'ultimo pezzo che ascoltiamo di questa band che oggi è ospite, ci è venuta a trovare via Skype in questo momento. Bravi, e ricordiamo che per ascoltare i loro brani li trovate tutti sulla pagina Facebook Vazzanicchi, andate, mettete un like, iscrivetevi, oppure li trovate anche nella pagina YouTube, questa è la pagina Facebook, oppure li trovate nel canale YouTube Vazzanicchi, e lì trovate proprio tutti quanti i loro brani, li potete ascoltare. Sono le 17, andiamo leggermente lunghi, ma adesso ci sbrighiamo, andiamo a chiudere la trasmissione. Siete su Radio Cigliano con i Vazzanicchi e Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Ultimo brano mio. Sono voluto tornare un po' indietro nel tempo, nel 1984. Questo era un LP bellissimo, l'ho consumato. Il vinile non esiste più, c'hai solchi invece dei. C'hai solchi veramente tracciati con l'aratro, perché l'ho consumato a forza di ascoltarlo. Io tra Spandau Ballet e Duran Duran ero Spandau Ballet all'epoca. E vi faccio ascoltare Highly Strong in diretta per voi, ultimo brano di Alessio su Radio Cigliano. Ma io dai, tu eri Spandau. Io ho visto il concerto un paio d'anni fa al Palaeur di Roma, hanno rifatto il concerto, proprio il gruppo originario, i fratelli Kemp, Tony Hadley, Greg Norman,
tutto il gruppo originario. Mi sono visto un concerto al Palaeuro un paio d'anni fa e devo dire che ancora fanno la loro porca figura. Sì, no, anche se sono grandi, però durante tutta la vita. O c'erano anche giovani? No, era molto misto, t'assicuro. Cioè, chiaramente principalmente era un pubblico dell'età nostra, però c'erano anche tanti ragazzi. Ah, vedi? Piacevano anche agli ragazzi, piacevano questi brani degli Spandau Ballet. Voi avete una preferenza fra Spandau e Duran? Perché Duran. Ah, vedi, voi siete più metallari da questo punto di vista. Allora erano più melodici gli Spandau e Duran erano più duri. Gli Spandau all'utilizzo armonico e ritmico dei Duran è superiore, eh? È superiore. Secondo me, cioè, sì, nella longevità dei brani, se li senti solo chitarra e voce. I brand di Duran hanno una longevità almeno di piacevolezza. Fanno piangere. Probabilmente poi i Duran hanno avuto anche una carriera più lunga degli Spandau, nel senso. Sono durati di più Duran. Non tramonta mai. Da cui il nome, però insomma hanno fatto dei brani veramente, veramente clamorosi. Però devo dire, gli Spandau all'epoca avevano un loro perché, hanno fatto dei bei brani. Pensa che qui, tra l'altro, Hailey Strong è il brano con cui aprono il concerto loro. Beh, vabbè, un pezzone strepitoso, un pezzone veramente. Chiedete a Tiziana che ne pensa, perché sta facendo il lavoro, il doppio lavoro, e non ci sta seguendo. No, no, sta facendo. Che ne pensi, Tiziana? Non sa chi sono gli Spandau. No, io penso che anch'io, quando finirà il coronavirus, penso che insomma, ecco, sarà un bel momento. Ma chissà che potrà succedere. Speriamo che vada bene, insomma, che riusciamo a. Io volevo almeno cercare. Io qualche possibilità, Bianconi proprio zero. Ah, niente, io, vero? L'ultima volta ho trombato era il 92, Tizia, ricordiamolo. Era con me. Con lui. C'avevi 10 anni. Vabbè. Allora, è grande per lui. È zompato tutto, ma prossime situazioni di dove potremo vedervi, dov'è che suonerete prossimamente, i vostri locali di riferimento più o meno? Guarda, nel 2021 ci hanno confermato un matrimonio. Quindi niente di che per ora, dovete... No, ma io se mi risposo vi faccio vedere al mio matrimonio, siete troppo divertenti, troppo fighi, troppo bravi, troppo tutto. Guarda che se li fai venire al matrimonio, Valerio intervista tutti gli ospiti uno per uno con le sue interviste un po' scomode. Quindi... Ma poi lo dice a tutti, la settimana scorsa ha detto pure a Giovanotti che bravo. Così, eh? Vabbè. Incredibile. Vabbè. Allora, vabbè, comunque, tanto le possibilità che io ci ricaschi un'altra volta sono talmente infinitesimali che mi sa che. No, Tizia, più che altro è la possibilità che ci ricaschi qualcun altro oltre a tuo marito. Oddio, c'è anche tanti marito. Tiziana, penso che mi sono ritrovata sul divano, a dormire sul divano il giorno del mio compleanno. Vado a disannunciare. Ah, vedi? Possiamo rompere Spandau un attimo questo Tani Strong. Un momento che facciamo sempre live dei Vazzanicchi, che è molto importante, è Valerio che si misura la glicemia. Ah, come funziona? E voi dovete indovinare se è sopra o sotto i 120. Considerate che ho mangiato una nastrina. Attenzione, eh. Cioè, tutti... Però ho fatto anche tre unità. Una nastrina, mulino bianco. Ma tu ti stai bucando il dito? Mangiato. Oddio, svengo. Oddio. Dimmi quando hai finito. Dimmi quando i concerti le donne svengono proprio, cadono tutte, strillano. Vediamo quanto c'hai? Vediamo. Più lontano, più giù. 175. Ti stai morendo? E com'è, alta? Era meglio il Covid, diciamo, però raga. Oh, adesso abbiamo i Ghostbusters che ci fanno compagnia con Andrea, che è veramente oggi ci ha fatto una panoramica di tutto quello che può essere lo scibile della televisione, del cinema, ma anche della musica alle sue spalle, per accompagnarci meglio in questa diretta di oggi. Sicuramente, Alessandro, 27 secondi a partire da 3, 2, 1, adesso. Allora, questo brano è di un artista che è recentemente scomparso, è stata veramente un'icona della musica mondiale per tanti tanti anni. L'album di riferimento si chiama Still Bill, lui è Bill Withers e il brano, uno dei suoi più famosi che sentiamo su Radio Cigliano, si chiama Lean On Me.
È l'ultimo brano che Alessandro porta alla vostra attenzione oggi, a Se Prima eravamo in due. Sentite, qua fanno una domanda, chiedono notizie dello Stalk Show. Lo Stalk Show? Ma chi è? È una donna o un uomo? Francesco Cagnassi. Ah, di una cazzata, vale. Che cos'è lo Stalk Show? Solo mazze. Lo Stalk Show nasce da una serata in cui dovevamo suonare con i Mazzanicchi, poi non so per quale motivo non potevamo più suonare. E allora il proprietario, cioè il proprietario, l'organizzatore artistico di questo locale, che è un nostro amico, il locale si chiama Le Mura ed è a Roma, ha detto: ma non vi riuscite a inventare qualcosa per supplire alla mancanza del concerto? E allora io e Carmelo abbiamo detto sì e ci siamo inventati questo gioco a premi, questa sorta di party game che si chiama Stalk Show, che dopo quella volta lo facciamo una volta al mese con un discreto successo, vengono un sacco di persone ed è una sorta di gioco di società basato su un po' è qualcosa sulla... di comunque molto surreale, mai visto, vi assicuro, è un'esperienza nuova. Non è per fare pubblicità, era un beta test quello che abbiamo fatto alle Mura a Roma, ma probabilmente visto che l'abbiamo riempito e non c'era più spazio ultimamente, ci hanno anche chiesto più locali di farlo. Forse, dato anche che vi scrivono a voi, è il momento di farlo crescere. Era un gioco per noi in realtà, però abbastanza folle e unico nella sua libertà di creazione. Ma che cosa facevate? Ti facevano dei punti, il pubblico faceva dei punti in base a delle carte che noi gli davamo e poi queste carte praticamente facevano un punto ogni qualvolta su un maxi schermo che noi allestivamo comparivano noi andavamo con questo maxi schermo su Facebook e andavamo a casaccio a vedere i nomi delle persone, poi dai nomi delle persone vedevamo i nomi degli amici di questi, poi dagli amici di questi gli amici degli amici, finché andavamo nell'Italia a insinuarci nei punti più reconditi dell'umanità e ogni cosa che compariva, quindi si facevano dei punti. Noi l'avevamo prevista, e che è quello che creava la sorpresa, avevamo previsto dove arrivare. Noi prevedevamo dove saremmo arrivati. E come ci siete riusciti? Vi inviteremo, non appena i tempi saranno migliori, vi inviteremo sia a un concerto dei Mazzanicchi sia a uno Stalk Show. Assolutamente sì. Verremo volentieri. Non vediamo l'ora di venire. Io vi devo chiedere una cosa particolare adesso. Quanto ci abbiamo ancora un minuto, se si può fare. Vi chiedo di guardare per un attimo tutti quanti in macchina, perché io non posso fare il selfie di giornata. L'ho parcheggiata perché qua, lontana. Perché qua sono. Ne vedo solo quattro nello Skype, gli altri sono nel rotondo, no? Allora, guardate tutti un attimo. Farò uno screenshot di questo momento del. Carmelo si è messo in bocca proprio. Allora, attenzione. Si mette sempre in bocca qualcosa. Sempre in bocca qualche cosa. Hai messo anche un ottimo schermo. Un ottimo sfondo, Andrea, hai ragione. Allora, metti, però così sei fuori, Andrea, mettiti un po' più centrale, perfetto. Allora, 1, 2, 3, e questo sarà lo screenshot che mando a tutti quanti i nostri amici che ci stanno seguendo in questo momento per ringraziarli della partecipazione alla serata. A che ora siamo? Alle 17.09, ok, mi devo ricordare dove sta per ritrovarlo, perché poi in mezzo a tutta la trasmissione sarà un delirio ritrovarlo, un casino pazzesco. Sarà un delivero. Allora, vai Alessandro, disannuncia, 3, 2, 1. Bill Withers, artista recentemente scomparso, ma è stato veramente un'icona della musica soul degli anni 70-80. Io ho scelto uno dei suoi pezzi più famosi, si chiamava Lean on Me. Su Radio Cigliano, Tiziana, tra l'altro. Questo gli ha messo astronomia prima, era sì. Dedicata a lui. Doveva compensare, sì. No? Ha messo astronomia per prima, perché così te la scordi nel frattempo e così lo voti, solo per questo, l'ha messa per prima. Tiziana, tu stai facendo anche indirettamente un omaggio ai Mazzanicchi con la tua ultima canzone. Sì, vabbè, ma non lo sapevo, che io pensavo che loro facessero cover di Mazzanicchi, pensa come stavo, e quindi loro non c'entrano niente, è solo che questa canzone è fantastica e se si pensa che è stata scritta nel 1965, ancora più fantastica, perché è attualissima, ha un ritmo meraviglioso, è stata ovviamente coverata proprio fino all'impossibile. Comunque, alla partire. 4, 3, 2, 1, via! Ragazzi, questi sono i grandissimi, indimenticabili Beatles e questa è Drive My Car. Che bello! E poi non sa...
Quanto è bello, quanto è bello ascoltare i Beatles in cuffia con la stereofonia che loro usavano esasperata nei loro something in between. Ormai canterà, canterà per tutto. Io devo mettere tutti i canali su discreti in maniera che la posso abbassare, mentre invece se abbasso lei abbasso pure voi. Allora, è bello sentirli in cuffia con la stereofonia esasperata che usavano la stavano sperimentando in quel momento ed era veramente esasperata e folle. Allora, stiamo in chiusura. Chi è l'ultimo che presenta il disco di voi? Il numero uno? La numero uno, chi è? Sì, ero io. No, non ho visto chi sei. Gianluca. Perfetto, allora la carico e poi andiamo a chiudere la trasmissione. Io intanto inizio già a ringraziarvi per la presenza qui. Vi ricordo sempre che c'è un invito che vi facciamo, siamo abbastanza scemi noi come trasmissione. L'invito è che quando si potrà fare quando si potrà fare qua di stare insieme, di stare lì dal tavolo della radio dove facciamo di solito la trasmissione, mi piacerebbe invitarvi un'altra volta a passare un pomeriggio insieme a noi e a sentirvi dal vivo, perché poi la cosa bella di quando passi i dischi di studio dei cantanti è come annuncio e sale la musica, li vedi che ballano i propri dischi, quindi vuol dire che ci avete voglia di farvi di ascoltare, di che vi divertite con la vostra musica, e questa è una figata, è una cosa bella veramente. Alessandro, poi c'è la Cedrata Tassoni. Ah sì, abbiamo ho una grossa scorta di Cedrata Tassoni che è a vostra disposizione per da bere in diretta, ovviamente, perché questa è la radio nella quale mi manca. Beh, ma se La radio è no, glielo stiamo anche dicendo, con tutta la Cedrata Tassoni che ci siamo bevuti in radio, sarebbe anche il caso che ci dessero due spicci. Tiziana disannuncia, 3, 2, 1. E questi erano i Beatles con Baby You Can Drive My Car. Bel pezzo, gran pezzo. Tiziana si è frizzata, ecco, adesso è tornata, grande Tiziana che ti eri frizzata. Abbiamo l'ultimo pezzo che presenta Gianluca, è un pezzo con intro zero anche questo, quindi dimmi tu quando devo lanciare il disco. Vai! Adesso subito, così non me lo, così non me lo presenti. Vada a fare. Allora, brano che facciamo anche noi, di Vazzonicchi quando siamo in serata. Che esorta a lavorare più forte, che non abbiamo mai capito che cosa vuole dire quando dice lavoro più forte. Immagino tipo un gelataio che mette le palline del gelato più forte sul cono. Ed è un brano di un gruppo del 1966, formato nel 66, che sono gli Equipe 84. Apro gli occhi e ti penso. E ho in mente te. Oh, bella musica, ragazzi. Dobbiamo fare il riepilogation per i brani che abbiamo passato oggi. Alessio ha passato Gazzelle con Ora che ti guardo bene, Ariana Grande e Zedd con Break Free, Achille Lauro con Go Tribe 16 marzo e Spandau Ballet con Highly Strong. Alessandro ha passato Vicestone e Tony EGY con Astronomia, Tommaso Paradiso con Ma lo vuoi capire, Random con Chiasso e Bill Withers con Lean on Me. E la playlist che stanno tutti votando, quella di Tiziana, la mia, che ha passato Francesco De Gregori con Rimmel, Steve Rogers Band Alzati la gonna, Sting Shape of My Heart e The Beatles con Drive My Car. Mentre i Vazzanicchi cosa hanno passato? A chi è che hanno dato al bagno e ha tirato la catena? Io adesso non vorrei insistere. Lo so, è che hanno commentato la tua playlist, non so chi è stato. Ma... I Vazzanicchi cosa hanno passato? I Vazzanicchi hanno passato l'Equipe 84 con Io in mente te, Jerry Lewis con Great Balls of Fire, I Corvi, Un ragazzo di strada, Isley Brothers con Shout. Grandi, bellissimi, adesso da questo momento in poi potete votare le playlist. Io invece do lo stop al radiovoto per quanto riguarda la sfida di gusti e di tendenze. L'andiamo a ve l'andiamo a significare, come dicono tanti, ve la significo, una merda di parola insopportabile, ve l'andiamo ad illustrare. Sì, ti significo, che non vuol dire niente, è tradotto forse dall'inglese. Oddio, chi c'hai dietro, Andrea? Chi ti sei messo? È il mio dermatologo. Ok, è fondamentale, c'hai ragione, è fondamentale anche lui. Ah sì, lo conosco. Lo conosci? Every flame to give me now. Oh,
Gianluca, nel frattempo, Carmelo nel frattempo ha cambiato location e si è messo in cucina, perché credo che dopo abbia un collegamento con Masterchef per, no? Sì, devo fare un ragù di tre ore. Assolutamente. Gianluca, devi disannunciare il pezzo. 3, 2, 1, via! Disannuncio il pezzo, questo era Equipe 84, Io in mente te. Bello! Io in mente te. Bellissimo. La cosa rapida. Ma voi avete radio da per conduttori, l'avete mai fatta? Vi è capitata? Sì. Che si vede? No. Gianluca, diglielo. Beh, c'è stato un piccolo spazio in cui c'era una web radio che ci ha ospitato e c'era Radio Nicchia, si chiamava. Bello. E molto bello, è durato poco, però ci divertivamo. Vabbè, quindi insomma il media radio lo conoscete. Ci sta Carmelo che ci sta. Carmelo, mi sa che ci fa. Faccio l'autore principalmente, poi ogni tanto sto anche al microfono. E com'è? Bello. A me piace, mo peccato che dovremmo riprendere. La faccio peraltro con i già citati Lillo e Greg e con Nino Frassica su Radio 2. È vero. Però mo vediamo se riprende, perché poi sono programmi che non hanno, sia quello di Frassica sia quello di Lillo e Greg, non hanno legame con l'attualità, perché sono cose surreali, quindi in un periodo come questo possono sempre meno per la maggiore le cose che non parlano dell'attuale. Ok, quindi vabbè, insomma, sono tutti quanti impicciati con questa situazione, lo sappiamo. Io devo chiudere con i controselfie di oggi, quelli che non ho ancora fatto vedere, adesso li preparo. Nel frattempo, Alessandro, com'è andata la sfida di gusti e di tendenze? La sfida di gusti e di tendenze è andata che la gente, una volta finita l'isolamento volontario, la cosa che non vorrà più fare è la vita alla coda e la spesa affollata. Quindi vince Alessio. Evviva! Tutta la spesa ci ha ammazzati tutti quanti, ci ha distrutti tutti quanti. Siamo tutti quanti impressionati dalla spesa che abbiamo fatto. E quindi questo è stato la vostra situazione. Ciao Alessio, ricorda a Valerio che stasera lo vogliamo a tutti a casa, lo dice Francesco da Dogliani in provincia di Cuneo. Ok, questo è un messaggio che è arrivato. È un programma che facciamo io e altri miei amici che fanno i comici, si chiama Tutti a Casa, quindi probabilmente è un ascoltatore comune ai due programmi, al vostro e al loro. Evviva, meno male. Allora, intanto Antonello da Scoppito l'Aquila ci dice: grandi i Vazzanicchi, vi seguirò sicuramente. Un salutone da Antonello, appunto, dall'Aquila, che vediamo qua nel suo. Quello da Messina, io ricordo. Lo so, c'è lui, ma c'è anche Uguccione da Todi, cioè ce ne stanno tanti. Poi ci sta il gatto di Silvia Calzetta, che non ne può più di avere la padrona dentro casa, spera che il lockdown finisca, perché altrimenti la sbrana come una tigre. Lui è Francesco da Milano, che abbiamo sentito prima attraverso la telefonata, e lui è Giuseppe Bosso da Napoli. Abbiamo chiuso anche per quanto riguarda i controselfie. Alessandro, com'è andata la sfida musicale? Allora, parliamo della prossima trasmissione, no, di sabato prossimo. No, non puoi, della trasmissione. Fai uscire le paroline da quella boccuccia. Non puoi rosicare così, Ma Andrea, chi c'è dietro che mangia? Che sta a mangiare? Le trenette al pesto? E Valerio, quando poteva mangiare la pasta. La pasta è buona. Ma chi è che sta a fare sto casino? Volete spegnere il microfono? No, non lo so, c'è qualcuno che sta a fare casino. Nel frattempo, stavolta Carmelo si è veramente frizzato. Alessandro, chi ha vinto la sfida musicale? Musicale la vince a mani basse oggi, con un plebiscito assoluto, la playlist di Tiziana. Evviva! Brava Tiziana! Brava. Grande, grandissima. Allora, io nel frattempo Carmelo ci ha portati all'aperto. Guardate, quello che non possiamo avere. Che cos'è? Il terrazzo di casa tua? C'è l'aperitivo sul tetto condominiale a quest'ora. Ah, perfetto. Vietato. No, vabbè, c'è da solo, da solo posso venire. Vedi, lo fa con le paraboliche, lo fa con le antenne paraboliche che c'ha dietro. senza amici. Allora, io saluto e ringrazio i Vazzanicchi per essere stati con noi oggi a questa puntata di Se prima eravamo in due. Ringrazio Andrea Angelucci, Valerio Lundini, grazie. Carmelo Avanzato, Gianluca Sassaroli e Flavio De Novellis, che sono stati insieme, grazie, a noi. E ragazzi, cumulativamente chiedo sempre in questo momento di lockdown un consiglio, una cosa che potete dire ai nostri amici che stanno a casa in questo momento. Chi vuole lockdownare i nostri amici di casa?
Allora, vado io. Vai. Amici, in questi giorni vi vengono dati tanti consigli, come appunto leggete libri, guardate dei film, dedicatevi alla famiglia, imparate a suonare uno strumento, imparate a cucinare. Il mio consiglio, non fate niente di tutto questo. State a letto la mattina fino a tardi, non vi togliete il pigiama, lavatevi se proprio è necessario e mangiate, ma non fate nulla che sia leggere, vedere film, perché in questo momento una cultura personale, una cercare una distrazione è solo nocivo e ci toglie dall'unico vero obiettivo, che è quello di disperarci, perché nella migliore delle occasioni potremmo ricrederci e stare meglio dopo, ma adesso abbrutitevi, per favore, io non mi sto togliendo il pigiama da 38 giorni. Buonanotte. Evviva, grazie. Questo è un consiglio che terremo sicuramente a mente. Alessandro, che cosa devi dire ai nostri amici? Allora ragazzi, la trasmissione di oggi è stata bellissima, abbiamo avuto un gruppo di ragazzi simpatici, bravissimi, abbiamo avuto modo di sentire i loro brani che sono uno più bello dell'altro, vi invito pertanto ad andare sul loro profilo YouTube o su Facebook a mettere il mi piace ed andare a vedere i loro lavori, noi li seguiremo sicuramente nei loro concerti in Italia, per cui se la trasmissione vi è piaciuta ditelo a tutti e condividete questo video, ma se non vi è piaciuta dite loro che vi è piaciuta lo stesso, perché non è giusto che la sola la prendiate soltanto voi. Avete ascoltato Se prima eravamo in due, un programma di Alessio Cigliano che ha condotto in studio con Alessandro Bianconi e Tiziana Guida. Ospiti di oggi Iva Zanicchi, Andrea Angelucci, Valerio Lundini, Carmelo Avanzato, Gianluca Sassaroli, Flavio De Novellis, alla grafica Lillo Carpino, ai video Gabriele Scarcelli, con la collaborazione pro bono di Roba da Doppiatori, Voci.m e Voci Animate. Noi ci vediamo in diretta giovedì alle 21 con una puntata che non ho ancora organizzato, ma la saprete presto chi saranno ospiti, dovrebbe essere una puntata a tema di Dopo Cena con, e sabato torniamo con un altro cantautore qui in diretta su Radio Cigliano con Se prima eravamo in due, da Alessio Cigliano, Alessandro Bianconi, Tiziana Guida e i Vazzanicchi e tutti i Vazzanicchi insieme, anche chi sta sul tetto a prendere il sole in questo momento, grazie per essere stati con noi, grazie a tutti quanti, appuntamento a sabato prossimo qui, grazie a tutti, ciao ciao. E adesso chiudiamo anche con Facebook, grazie veramente per essere stati con noi ragazzi, perché ci avete veramente fatto passare un ottimo, bellissimo pomeriggio. Un appuntamento. Grazie a voi. Speriamo di vedervi presto, grazie. Anche qui in studio. Grazie a tutti. Ciao ragazzi, ciao, grazie. Ciao. Ciao Alessio, ciao a tutti. Ciao.